Partecipare a Parole Musica On Air come ospite o come inserzionista, manda un'email a info.pemonair@yahoo.com o chiama il 379-175-8002. Sono le 11, le 10, quasi 4 minuti di questa giornata di giovedì 27 maggio 2021. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Parole Musica On Air, l'appuntamento che arriva ancora una volta e si schiude davanti ai vostri occhi, in quanto siamo chiaramente in web TV e anche nelle vostre orecchie, perché avrete musica da ascoltare. L'appuntamento come sempre da me condotto fino alle 13, vi giungo ancora il mio saluto e anche da parte di Alessandro che mi assiste in regia, a quelli che già si stanno collegando, a quelli che si collegheranno, a quelli che hanno guardato i nostri video anche attraverso le differite di questi giorni, in quanto le nostre puntate restano chiaramente sui social di riferimento. Siamo sui canali Life is Live Network, siamo su Facebook, su Instagram, su Twitch, sul canale YouTube e siamo anche su Parole Musica On Air, canale Facebook, e lì tutto rimane per essere visto anche successivamente. Come sempre in apertura abbiamo il sommario di giornata che anticipa di pochi minuti l'appuntamento con la radiogiornale nazionale e internazionale, che poi torna anche verso le 11 e verso mezzogiorno. L'informazione della nostra prima ora garantita dal collegamento con oliopognose.it da Giovanni Gardani, che mi ha anticipato oggi essere impegnato esattamente dal gommista e quindi sarà collegato da una zona diciamo non troppo consona, però sempre pronto e sempre disponibile. Giovanni non salta mai un appuntamento. Per impegni sovvenuti invece di carattere lavorativo non avremo con noi Chiara Corradi, ma sarò io a portarvi l'informazione da Parma provincia, dallo studio, come anche lo farò da Reggio Emilia provincia in collaborazione con la Gazzetta di Reggio. Il nostro giovedì ha caratteristiche ben precise, ha ospiti fissi o meglio rubriche fisse. La prima riguarda le 11.05 Vincenzo Soccorso, parliamo di astrologia, astrologia vera. L'appuntamento arriverà con proprio il personaggio che vedete qua al mio fianco inquadrato. Si parla non di oroscopi ma di astrologia applicata e soprattutto di cose che desteranno una certa curiosità. Andiamo avanti alle 11.35, appuntamento con l'angolo dedicato al grade onlus. Stavolta la mezz'ora sarà con Stefano Botti, che si occupa di ricerca infermieristica, ed è un appuntamento ancora una volta che mette in luce la bontà del lavoro di questa onlus, che è veramente un'eccellenza non solo reggiana ma italiana. Avanti con mezzogiorno 05, l'appuntamento con Studio DFZ e la nostra Morena Dattoli, con i consigli che sono quelli che arrivano appunto dalla sua competenza e dal suo lavoro. E chiusura a mezzogiorno 35 con l'Istituto Meme con
con il programma che ci andrà a raccontare, che è quello della musica in culla e ancora una volta di Ologramma, progetto inclusivo, con altre novità che sono state apportate nel frattempo e anche alcuni video che vedremo che ci dimostreranno quello che ancora una volta Roberta Frison ci racconterà, la dottoressa Roberta Frison, in compagnia della musicoterapeuta Sara Rosaz. Questa è la nostra giornata. Stamattina purtroppo non avremo con noi Stefania Bondavalli in quanto impegnata in una seduta fino a dopo le 13, pertanto non sarà collegata. Le mandiamo un saluto, ovviamente un in bocca al lupo e un buon lavoro. La ringrazio anche perché mi ha avvisato per tempo e anche si è presa il tempo di andare a vedere un po' le immagini del concerto di sabato e domenica, facendomi i complimenti. Questa è una cosa che mi ha molto gratificato, e di quel concerto parleremo proprio in coda dell'informazione a Reggio Emilia. Intanto però partiamo, andiamo a conoscere i nostri sponsor. Sempre un grande abbraccio e un ringraziamento a Paolo e Daniela, poi sarà informazione nazionale e internazionale. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli. Sigarette, tabacco e accessori. Articoli di cartoleria per la scuola e per l'ufficio, i quotidiani e le uscite speciali, giochi per bambini, ricariche telefoniche e carte prepagate, pagamento bolle e bollettini, servizio fax e fotocopie, prenotazione e copertinature libri di testo. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli, e in via Valdenza a Cianodenza, Reggio Emilia. Telefono 0522 87 8258. Disastro colposo, tre arresti per la strage della funivia. Intesa tra governo e regioni per la zona bianca rafforzata, domani mattina cabina di regia sulle DL semplificazioni. 8 morti in una sparatoria a San José in California. Nel calcio, Europa League al Villarreal. Antonio Conte saluta l'Inter, ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Lavori nella scuola come personale ATA? Sei un assistente tecnico-amministrativo o un collaboratore scolastico? Hai diritto al buono pasto, al riconoscimento dei servizi prestati in ruoli diversi e all'assunzione nei nuovi profili previsti dal contratto. Per il periodo di precariato hai diritto anche al salario accessorio, a pagamento di scatti di anzianità, ferie e risarcimento danni. ANIEF tutela i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org o contatta il numero 091 70 98 355. Appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Gabriella Luigi in studio. Sulla tragedia del Mottarone sono stati arrestati il proprietario della società che gestisce la funivia, il direttore e il capo operativo. Avrebbero evitato di rimuovere il forchettone che disattiva i freni d'emergenza per scongiurare un blocco dopo una serie di anomalie, con una scelta deliberata secondo la procura. Sull'impianto sono stati effettuati due interventi tecnici che non avrebbero però risolto il problema e si è deciso quindi di bypassarlo, disattivando il sistema di frenata d'emergenza. Il secondo forchettone è stato ritrovato ieri mattina nella zona dell'incidente. Intesa tra governo e regioni per la linea d'azione per le zone bianche proposta dalle regioni, c'è l'intesa che sarà recepita in una prossima ordinanza, una proposta che prevede il mantenimento dei criteri base della prevenzione, ma il superamento del coprifuoco e la riapertura delle attività economiche e sociali. Questa mattina cabina di regia con il Premier Draghi sulle DL semplificazioni per fare il punto in particolare sulle misure più divisive come gli appalti. Salta la norma sulla rigenerazione dei centri storici. Il ministro dell'economia Franco annuncia che gli aiuti a fondo perduto a imprese e professionisti previsti dal decreto sostegni bis potrebbero essere estesi anche alle imprese con ricavi oltre i 10 milioni di euro. Almeno 8 persone sono morte in una sparatoria avvenuta ieri in uno scalo ferroviario di San José nella Silicon Valley californiana. Lo ha reso noto la polizia, confermando anche che il killer è stato abbattuto dagli agenti. Era un dipendente della Valley Transportation Authority, dove è avvenuta la strage. Per la Casa Bianca è chiaro che stiamo soffrendo una epidemia di violenza da armi da fuoco. Nello sport, calcio, Europa League al Villarreal, che ha battuto il Manchester United ai rigori per 11 a 10.
dopo la serie dal dischetto, 1-1 allo scadere dei 120 minuti di gioco. Sempre nel calcio, Antonio Conte e Inter si salutano, risoluzione consensuale del contratto tra le parti. È tutto dalla redazione, vi auguro una buona giornata. E alle 10 e 12 minuti do il buongiorno, il bentornato e il benvenuto all'amico Giovanni Gardani di OdioPoNews.it. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a te Paolo e buon giovedì a tutti, siamo qui, ci siamo. Buongiorno, sei in trasferta, ho svelato la tua locazione, quella del meccanico gommista per sistemare un po' la tua automobile, quindi però anche in questo caso non hai rinunciato al collegamento. Non è male. Sì, le tue zone promettono bene anche quando si è diciamo, in posti che di solito non hanno da queste parti, dalle mie parti non hanno questo panorama, dove sei il mio gommista non vedo niente del genere. Caro Giovanni, posso un attimo tirarti in ballo rispetto a questa tragedia della funivia del Motarone, perché mi ha molto colpito ascoltare, leggere queste notizie di questa responsabilità che sembra acclarata di una manomissione volontaria. Ti dico la verità, sono molto scosso da questa informazione. Sì, lo siamo tutti perché davvero per un mese da quel che è emerso, da quel che ho letto, non l'ho seguito in prima persona, ma ovviamente sì, sono informato, NDTG, siti di informazione. Da quello che ho letto, per un mese poteva succedere in qualsiasi momento, poteva succedere a chiunque. Cioè, non è stata una situazione di quel giorno, tra virgolette, sfortunato, ma davvero per un mese si è vissuta una situazione in cui si è viaggiato veramente su una sorta di ponte sospeso, esatto, sul vuoto, ma ponte in procinto evidentemente di crollare. Leggevo una bella riflessione ieri sul Corriere sulla deriva del capitalismo, ma non è una questione politica, è una questione che il vero capitalista ha comunque una morale, si fa degli scrupoli e chiaramente cerca di stare attento ad ogni situazione. Ora qui non siamo a dare giudizi, poi la giustizia chiaramente farà ovviamente il suo corso, però qui si è stata presa una decisione mettendo a repentaglio la vita di migliaia di persone, perché ribadisco, è successo per un mese, questa situazione è andata avanti per un mese, per riuscire a fare qualche soldo in più. È vero che questa situazione economica ha colpito tutti e qualcuno magari ha utilizzato anche dei mezzucci per riuscire a rientrare da delle spese, a rientrare da una tragedia anche a livello economico, però poi niente giustifica quella che è stata la tragedia umana, questo siamo tutti d'accordo, certo. E quindi questa riflessione sulla morale del capitalismo che si è un po' perduta, cioè il voler far soldi a tutti i costi, in questo caso anche a costo della vita di turisti che andavano lì per passare una giornata in tranquillità, sì, fa impressione, scuote le coscienze di tutti, scuote anche la psicologia delle persone. Davvero. Non si dica però, quello forse va evitato, che queste persone sono vittime indirette del Covid, perché queste sono vittime indirette di persone senza scrupoli. Ripeto, sì, sì, sì. Il calo di fatturato, la voglia di far soldi, la voglia di tornare a livello turistico, di rilanciarsi dopo un periodo così difficile, non giustifica comunque minimamente quello che è successo. Assolutamente sì, questo è fuori discussione, è giusto sottolinearlo. Ti ringrazio per avermi aiutato in questa riflessione, perché veramente quando ho letto ieri sera e stamattina queste informazioni è stato un momento duro, perché sì, proprio scuote veramente le coscienze. Torniamo adesso alle zone di competenza, siamo in Lombardia, una Lombardia che in generale comunque sorride per quanto riguarda le cifre del contagio da coronavirus, si viaggia a vele spiegate verso la zona bianca, c'è qualche novità significativa in giornata, Giovanni? Ma no, diciamo che l'unico dato che possiamo evidenziare, che non è un dato positivo ma è un dato sostanzialmente ininfluente, è quel più uno nelle terapie intensive in Lombardia, però abbiamo vissuto davvero due settimane in cui si è andati, non è calato il dato ma è crollato, perché si è andati indietro di 10 unità alla volta, 10, 12, 15 unità al giorno, per cui un più uno non può chiaramente spaventarci. Ovviamente speriamo questa sera di avere già un bel segno meno, perché vorrebbe dire che allora si è tornati subito nella direzione giusta. Però detto questo, ieri sono partite le prenotazioni per le vaccinazioni dei trentenni. Dal polso che ho della situazione, essendo poi i miei coetanei della fascia 30-39,
mi sembra che sia stata una buona risposta anche tra i miei amici, insomma le persone che conosco. 1,5% positivi sui tamponi in Lombardia è una cifra irrisoria, ricordiamoci che arriviamo da un novembre, un dicembre, un gennaio in cui sfioravamo il 20%, cioè giusto per far capire qual è la differenza, per cui direi che sì, assolutamente zona bianca più che meritata. Si aspetterà il 14 giugno, secondo me in questo momento la Lombardia ha già numeri oggi da zona bianca, però per carità non mi sembra che in questo momento viviamo troppe limitazioni, quindi può andare bene anche così, ricordiamoci insomma quello che abbiamo passato, quindi bene così. Mi piacerebbe, qui lancio le mie punzecchiature, sì, sentire Crisanti e Galli cosa dicono, perché insomma hanno tirato in ballo una sicura ondata a fine maggio e l'ondata c'è al contrario, per fortuna, siamo contentissimi. Però magari qualcuno dovrebbe anche rispondere delle cose che ha detto, che dall'alto di una laurea e di un'esperienza medica che non è la mia, perché io non ho esperienza, però le stupidate le dicono anche loro, stavo per usare un altro termine, non fermato. E comunque si è capito ed è abbastanza chiaro, posso provare ad invitarli ma non penso che mi risponderebbero. Comunque adesso cominciamo a sfogliare il nostro giornale oliopoinews.it e facciamo un salto a Viadana, dove c'è il rinnovo di una convenzione, quella dell'AST per i locali del CPS. Andiamo nel dettaglio. Sì, CPS che cos'è? Il CPS è un centro psicosociale, è sostanzialmente un luogo in cui si dà una mano a dei ragazzi, a delle persone che hanno magari delle difficoltà a livello psicologico, che magari cercano un recupero e anche un recupero della socialità e anche nel mondo del lavoro, quindi è un presidio molto importante. Viadana ha un po' perso parte di questo servizio, perché alcuni psicologi sono andati via, sono andati a lavorare altrove, si è passati da 4 psicologi a tempo pieno a 2 a mezzo servizio, insomma si è vissuta una situazione non bellissima da questo punto di vista. Credo che il rinnovo con SST, che peraltro pagherà al comune una cifra di 2.000 euro all'anno e non più di 1.500 come era nei giorni degli anni scorsi, però ripeto non è tanto la questione economica qui quanto quella sanitaria e medica che importa, però dicevo credo che il rinnovo di questi locali che vengono appunto concessi ancora al centro psicosociale dal comune sia un primo segnale importante e speriamo di inversione di tendenza, perché ribadisco la tendenza era negativa per il centro psicosociale, perdita di professionisti, di medici e indubbiamente perdita di utenti che erano costretti ad andare anche non solo di Viadana ma del territorio viadanese, costretti ad andare ad esempio a fare riferimento o a Casal Maggiore, che però è un'altra SST perché Cremona non è Mantova e quindi poteva esserci qualche problema, oppure addirittura a Castiglione delle Stiviere, che insomma non è proprio dietro l'angolo. Per cui speriamo che questo primo passaggio, questa prima firma di convenzione, rinnovo della convenzione, sia davvero un segnale di, ripeto, controtendenza, anche se adesso poi tocca alla SST di Mantova e ad ATS Valpadana fare questo passo in più, rilanciare il servizio. Il comune quello che poteva e doveva fare lo ha fatto, adesso tocca ad altri. Parliamo di strade, Giovanni, con una parte di strade, parliamo della rotonda dell'ex Sereni dove l'asfalto è pessimo e dall'altra parte l'arrivo del Giro d'Italia che comporterà cambi di viabilità. Leggevo anche l'altro giorno, mi sembra, forse cito la Gazzetta di Mantova, che diceva il Giro d'Italia occasione persa per sistemare tante strade che hanno bisogno di interventi. Ma sì, allora sì, partiamo da qua perché ci siamo, ormai il tema è il Giro d'Italia e credo sia giusto così. Tra l'altro Cremona vive, perché il Giro d'Italia oggi parte da Rovereto e arriva a Stradella, Pavia, quindi passa dalle province di Brescia, Mantova, Cremona in quest'ordine, prima di proseguire su Pavia. La cosa bella secondo me è che comunque Cremona in 3 giorni ha vissuto 2 giorni importantissimi, 25 marzo, martedì la visita di Mattarella e oggi appunto giovedì il passaggio del Giro d'Italia, quindi bene così da questo punto di vista, lavori straordinari diciamo per la prefettura di Cremona. Detto questo, intanto diciamo che il Giro passerà nel comprensorio, toccherà purtroppo soltanto 2 comuni, ovvero Asola e poi Isola Dovarese, che sarà la porta nel passaggio tra Mantova e Cremona, cioè il Giro arriverà in provincia di Cremona da Isola Dovarese e poi proseguirà verso Cremona. Detto questo, sì, occasione persa è vero, perché sono state fatte delle scelte, perché purtroppo però il problema è sempre a monte.
le province sono state depauperate, no, di quelli che erano i loro mezzi, soprattutto finanziari. Passa il Giro d'Italia, come in tutte le grandi occasioni, qualcuno dice sarebbe il caso di farlo tutti i giorni, perché così magari si fanno i lavori. I lavori sono stati fatti in realtà, sono stati fatti solo su alcune strade, però cioè, si è messa a posto soltanto magari quelle un po' più importanti, quelle diciamo più legate alle strade provinciali, in questo senso. Sì, l'occasione persa sono abbastanza d'accordo, anche se in realtà qualcosina è stato fatto, non è stato fatto sufficiente, però c'è un problema poi di fondi, di finanziamenti. Faccio un esempio, sempre tornando a Mattarella. A Cremona, quando è arrivato Mattarella, i giorni prima hanno messo a posto tutto il portico di Piazza del Comune. Sì. Però lì hai solo tra virgolette, perché è uno spazio ampio, però è solo una piazza. Giro d'Italia sono strade che percorrono circa 200 km a tappa, più o meno. E quindi diventa molto più difficile, occorre fare delle scelte. Io non sto giustificando nessuno, ribadisco, il problema è a monte, cioè il depauperamento di questa riforma che era stata fatta, devo dire sventurata, perché è stata una riforma sbagliata, viene a dirlo col cenno di poi, questo al di là della parte politica. Mi senti Paolo? Sì, adesso sì, si è bloccato per un istante, ma tutto in regola. Ecco, no, dicevo invece per quanto riguarda l'ex Sereni, lì la situazione purtroppo è testimoniata dalle fotografie. Ci sono buche che sembrano dei piccoli crateri, ma più che buche c'è proprio un asfalto ormai deteriorato e che rischia di andare sempre peggio. E lì davvero si fa fatica anche a mettere una pezza, e quando vengono messe le pezze, tali sono, c'è un gioco di parole, ma sono delle pezze che spesso durano veramente il tempo della prima pioggia, della prima acquazzone. Adesso andiamo verso l'estate, avremo immagino dei temporali, delle acquazzoni ogni tanto, e speriamo non delle bombe d'acqua, perché insomma poi è un problema serio. Però al di là di quello, dicevo appunto la rotonda ex Sereni che insiste poi sulla Solana e di fatto segna l'accesso a Casalmaggiore per chi arriva da San Giovanni in Croce, è malmessa, ma la rotonda è solo un esempio, perché come c'è il problema sulla rotonda, c'è il problema su tutta la strada, sia sulla Solana che poi anche sulla Castelnovese. E devo dire per fortuna che ieri, perché notizia di ieri, la provincia e anzi la provincia e ANAS, in questo caso insieme, hanno dato mandato di almeno tagliare l'erba alla rotonda Po di Casalmaggiore, perché chi si metteva sulla rotonda andava un po' verso una roulette russa, perché non vedeva praticamente, a causa dell'erba alta, non vedeva le altre macchine, quindi davvero era molto molto pericoloso. Per fortuna quel problema è stato risolto, è un po' più semplice tagliare l'erba che fare gli asfalti bene, almeno un problema è stato risolto, speriamo che venga preso in carico anche gli altri. Procediamo e vediamo la prossima immagine, che fa parte di un video, attracco da riporto, rimossi tronchi a ramaglia, immagine significativa, c'era molto da fare in quella zona, Giovanni. C'era molto da fare, come spesso succede, e giustamente questa si chiama manutenzione straordinaria, no? Perché la manutenzione ordinaria è quella che è a capo dell'associazione nautica Curva 27, che ha sede proprio a Casalmaggiore, che è quella che gestisce questo piccolo attracco da diporto per piccole imbarcazioni. La manutenzione straordinaria invece è quella che spetta in questo caso al comune, quindi l'associazione nautica ha chiesto aiuto al comune, che ha chiamato questa ditta di tabacchi di Boretto con la ruspa, l'avete visto, praticamente il braccio meccanico. Peraltro il caso ha voluto, questo è stato un colpo di fortuna, che la ditta Bacchi stesse operando già a Casalmaggiore sugli impianti idrovori del consorzio Navarolo, quindi diciamo che non ha dovuto fare tanta strada. È arrivata, ha rimosso appunto questi tronchi, queste ramaglie che si erano depositati con la piccola piena del Po, non c'è stata una gran piena nel Po, però chiaramente l'acqua porta tronchi, porta legna, e questo chiaramente poi può dare delle problematiche. Peraltro è stato un lavoro eseguito bene, perché contrariamente a quanto era successo a Cremona un paio d'anni fa, aveva fatto scalpore questa cosa, i tronchi non sono stati rigettati in gran quantità in mezzo al Po, cioè sono stati lasciati nel Po, come si fa sempre, ma divisi, sparsi bene, in modo che non si creino questi nuovi isolotti un po' più avanti, perché a Cremona due anni fa era successa una cosa simile e per poco con la corrente non partiva l'attracco di San Daniele, che era 20 km più a valle. Quindi insomma è stato anche un lavoro fatto bene, chiaramente per evitare il danneggiamento sia degli argani di questo attracco, sia chiaramente delle piccole imbarcazioni che vi sono attraccate.
Chiudiamo adesso invece con questo volume di Antonella Pizzamiglio, si chiama Trincea Covid, anche qua ci sarà anche il contributo su oliopoinews.it di un filmato, anche qua ti chiediamo il dettaglio di questa informazione, Giovanni. Sì, il volume è molto interessante, peraltro è una notizia fresca, questa perché lo presentano stasera, per chi volesse, insomma alle 18.15 al locale Piazza Vecchia, che è in Piazza Vecchia, locale che ha il nome in dialetto, ma è proprio Piazza Vecchia, che è la piazza Turati dietro il comune. È un'idea interessante, peraltro lo dico, lo pubblicizziamo perché là che Antonella Pizzamiglio è un'amica ma è anche una stimata professionista, ha fatto dei lavori anche a livello internazionale, finita anche sul Corriere insomma, per i suoi lavori, è una bravissima fotografa. Ma al di là di quello c'è una finalità benefica, cioè il ricavato poi della vendita andrà in beneficenza, quindi insomma è giusto sottolinearlo. Si intitola Ripartenza il volume, è un libro fotografico ma anche con alcuni scritti, gli scritti sono di Giuseppe Boles, Giovanna Anversa e Gianpietro Lazzari che sono di Casalmaggiore e in più Paolo Barbaro che è un critico della fotografia di Parma che collabora spesso con Antonella Pizzamiglio e con Arte Studio. Perché è interessante? Perché di fatto è un libro fotografico che mette in paragone, in parallelo, si intitola, il sottotitolo è Un mestiere, due scatti, o meglio due scatti, un mestiere, quindi praticamente c'è il mestiere dell'artigiano, del bottegaio, del negoziante, qualsiasi lavoro sostanzialmente preso prima della pandemia e durante la pandemia. Posso assicurare che questi scatti testimoniano come la differenza non sia soltanto visiva nella mascherina, ma sia anche umorale, appunto di umore, per far capire proprio cos'è stata per i commercianti, gli artigiani, e non solo, perché ci sono anche dentro i sanitari, cos'è stata insomma la trincea Covid. Per quello abbiamo parlato di trincea Covid, in realtà il titolo del volume è Ripartenza ed è un titolo che credo sia anche un titolo che trasmette speranza, quindi insomma l'invito è ad assistere a questa presentazione e soprattutto per chi vuole e per chi può ad acquistare il volume, che è di grande qualità e ripeto è una, ha una finalità benefica. Non sono ancora stati svelati peraltro destinazioni dei proventi, ma verrà detto questa sera in conferenza stampa, quindi un motivo in più per essere presenti. Perfetto Giovanni, ti ringrazio, come sempre rimando gli ascoltatori all'appuntamento con oliopoinews.it sul web e sui social, e con te ci risentiamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana. Grazie a te Paolo, a tutti, ciao ciao. Ciao e buona giornata per Giovanni in trasferta in questo momento, affaccendato in quelle che sono le cose di tutti i giorni, come ad esempio cambiare le ruote alla macchina, le gomme alla macchina, visto che cambia la stagione, il tempo di farlo. Torniamo dai nostri amici sponsor, torniamo da Paolo e da Daniela per quanto riguarda l'appuntamento con proprio la loro attività e poi dopo ci facciamo un po' di pubblicità. Questa Vivo Forte, canzone dei Nomadi nella versione Mano di No, che poi ritroveremo in fotografie, in scatti alla fine dell'appuntamento con Reggio Emilia, una canzone che nei prossimi giorni poi potrete ascoltare duettata proprio con Rino Sacco, visto che l'abbiamo fatto durante i concerti di Gualtieri. Ascoltiamo questo brano preso dalla Settima Onda 1994, Mano di No versione 2020, siamo nell'ottobre scorso, la mia barba è folta e bianca e ho ancora gli occhiali, quindi una versione un po' diversa, ma sono sempre io. Poi ci ritroviamo con Da Studio, le informazioni dal parmense.net. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli, sigarette, tabacco e accessori, articoli di cartoleria per la scuola e per l'ufficio, i quotidiani e le uscite speciali, giochi per bambini, ricariche telefoniche e carte prepagate, pagamento bolle e bollettini, servizio fax e fotocopie, prenotazione e copertinature libri di testo. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli. E in via Valdenza a Cianodenza, Reggio Emilia. Telefono 0522 87 8258. Notte buia.
che io son figlio della notte.
Ed eccoci pronti di rientro, sono sempre io in una versione lievemente diversa, soprattutto dal punto di vista proprio del ruolo. Sono qua a condurre, non a cantare, alle 10 e quasi 38 minuti. Ci spostiamo all'informazione della Parma e provincia. Questa mattina non abbiamo con noi Chiara Corradi, non sarà neanche domani perché è impegnata appunto in alcune interviste in esterna. La ritroveremo nella mattinata di lunedì. Detto questo, siamo pronti per parlare appunto di Parma e provincia. Cominciamo con i dati del coronavirus, ma lo facciamo partendo dalla regione. Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 382.766 casi di positività, 224 in più rispetto alla giornata di ieri. Abbiamo sul numero di tamponi la percentuale di positivi dello 0,9%, chiaramente netto e importante il decremento rispetto ai giorni scorsi. Vedete anche la copertina coronavirus, i dati di oggi 26 maggio a Parma e provincia, dati aggiornati ovviamente cliccando sul sito ilparmense.net. Avanti con la seconda informazione, Emilia Romagna verso la zona bianca, speriamo entro la metà di giugno, possibile zona bianca per appunto tutta l'Emilia, l'andamento dell'epidemia è favorevole per coltivare questa speranza. Sono le parole spese dall'assessore regionale Raffaele Donini durante il consueto punto sulla campagna vaccinale. Per entrare in zona bianca occorre un'incidenza settimanale dei casi di coronavirus sotto 50 su 100.000 abitanti per 3 settimane di fila e l'Emilia Romagna è candidata a poterci arrivare a metà giugno. Questa è l'informazione che ci conforta e rafforza la convinzione che insomma in questo momento le cose veramente stiano andando per il verso giusto. Adesso invece andiamo con la cronaca, cardiologia del Maggiore, primo intervento con la tecnologia degli ultrasuoni, nato per la calcolosi renale e abbiamo questo utilizzo anche per il cuore, nuova tecnologia è usata per sbriciolare le calcificazioni delle coronarie. Sapete che di norma appunto quelli che sono i calcoli renali o quant'altro sono delle formazioni che vengono disintegrate per fare in modo che poi polverizzate possano uscire in modo automatico dalle vie urinarie, ecco che si vuole fare altrettanto anche in campo coronarico. Insomma, quindi come sempre l'Ospedale Maggiore di Parma si dimostra all'avanguardia, si dimostra ancora una volta un'eccellenza, come è un'eccellenza sicuramente importante tutta la sanità dell'Emilia Romagna. Primo intervento all'Ospedale di Parma con questa tecnica è stato eseguito dai cardiologi interventisti Jacopo Tadogno, Giorgio Benatti, corresponsabile della cardiologia, dottor Luigi Vignali, affiancati da un'equipe infermieristica formata da Marco Savi, Giacomo Fileccia e dalla coordinatrice Marina Dazzi. Giusto dare tutti i nomi di questo primo importante intervento con questa nuova metodologia. Andiamo a Compiano, dopo 6 mesi di chiusura riapre il castello, tutte le informazioni su ilparmense.net. Il castello riapre con un calendario ricco di eventi, visite guidate esclusive e aperitivi a bordo piscina per coinvolgere tutte le famiglie. Trovate i dettagli in questo articolo a cura di Caterina Canepari. Vedete anche l'articolo appunto sempre al mio fianco di riferimento rispetto a quello che vi stiamo raccontando. Andiamo avanti ancora con le notizie da Parma e provincia e stavolta andiamo in direzione sportiva. Gervinho vola in Turchia, ufficiale il suo arrivo al Trabzonspor. Abbiamo avuto questa seconda vertuna italiana dell'attaccante del Parma che era già stato alla Roma, si era poi trasferito ed è tornato in Italia e le sue performance sicuramente molto importanti l'anno scorso hanno portato alla salvezza del club. Invece quest'anno la sua incostanza è stata pari a quella della squadra, fra infortuni e altri problemi il Parma ultimo in classifica riparte dalla Serie B e riparterà senza Gervinho che sicuramente insomma è stato un campione rappresentativo del club bianco crociato. Queste le informazioni da Parma e provincia. Adesso torniamo alla musica, un tributo a Bruno Mars e poi di nuovo in studio con le informazioni da Reggio Emilia che sono tante, c'è anche un'ultima ora importantissima, però intanto ancora una volta il nostro sponsor. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli, sigarette, tabacco e accessori, articoli di cartoleria per la scuola e per l'ufficio, i quotidiani e le uscite speciali, giochi per bambini, ricariche telefoniche e carte prepagate, pagamento bolle e bollettini, servizio fax e fotocopie, prenotazione e copertinature libri di testo. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli, è in via Valdenza a Cianodenza, Reggio Emilia. Telefono 0522 87 8258. Okay.
nostra Silvia ci introduce all'informazione da Reggio Emilia e Provincia in collaborazione con la Gazzetta di Reggio. Infatti proprio dalla Gazzetta arriva un'ultima ora che vado immediatamente a leggervi. Abbiamo persone denunciate, uomini e donne dell'Andrangheta con reddito di cittadinanza. Abbiamo questa informazione che arriva: i militari hanno denunciato 5 calabresi residenti nel Reggiano, nel recente passato sono stati coinvolti nelle più importanti operazioni antimafia degli ultimi anni. Questo reddito di cittadinanza continua a far discutere perché molto spesso finisce purtroppo nelle tasche di chi in realtà non avrebbe dovuto mai incassarlo, e questa è un'ultima ora che arriva appunto da Reggio Emilia. Ora procediamo, andiamo con le nostre pagine di giornale che al mio fianco scorreranno dalla Gazzetta. Coronavirus in provincia di Reggio Emilia, 22 contagi e nessun decesso. Ovviamente questo ultimo dato è quello più confortante, più confortevole, e anche i soli 22 contagi portano infatti il tasso di positività comunque a non superare l'1%. Continua chiaramente la campagna vaccinale a Reggio Emilia e provincia, e questo permette di guardare al futuro anche da queste parti con una bella ventata di ottimismo. Come si diceva su Parma, ecco qua anche la pagina della Gazzetta che parla dell'Emilia Romagna, di Reggio Emilia, verso la zona bianca possibile già da metà giugno. Ci si prepara quindi, si parla sempre di Raffaele Donini, si parla di questa data come data possibile probabile per lo sbarco in zona bianca. Alcune zone potrebbero essere in zona bianca rafforzata, quindi ci sono anche alcune proibizioni che potrebbero restare. Sappiamo che il coprifuoco, che al momento è previsto in chiusura alla terza settimana di giugno, potrebbe essere nelle zone bianche abolito anche prima, quindi questa potrebbe essere una novità interessante, sicuramente importante, sulla quale vi terremo informati sempre tramite la Gazzetta. Andiamo in cronaca. Dopo 17 anni preso l'autore del tentato omicidio, l'assassino di Francesco Citro. Siamo a Castelnuovo Monti, una sera del 6 dicembre del 2004 un uomo aggredì un altro, un 56enne Franco Capanni, che nel frattempo è deceduto per altri motivi, ma non si arrivò mai a una conclusione, a capire chi fu l'autore del tentato omicidio. Adesso è stato incriminato proprio Giampaolo Dall'Oglio, che già in carcere per aver freddato davanti a casa il suo vicino. Si parla di una vicenda anche questa che ormai ha alle spalle di 4 anni. Abbiamo quindi un personaggio a quanto pare atto alla violenza che è già condannato, ma che aggiunge quest'altra perla criminale alla sua carriera del tutto non invidiabile. Restiamo ancora una volta, sempre chiaramente, come facciamo in questa pagina, nella sua interezza nella provincia di Reggio Emilia. Andiamo a parlare di un altro spacciatore fermato in Piazza l'Europa, che purtroppo è una zona particolarmente critica. Il ragazzo aveva 16 dosi di hashish, trovate altre 13 dosi nascoste dietro al chiosco. Ancora una volta un intervento e un successo, possiamo dirlo, delle forze dell'ordine reggiane. Andiamo a Novellara e parliamo di questa vicenda che ha nuovi risvolti. Rifiuta le nozze combinate, scompare, ora si indaga anche purtroppo per omicidio. E questa mattina, con alcune informazioni prese direttamente dalla voce dei protagonisti, sembra che purtroppo si stia propendendo per questa eventuale, purtroppo, declinazione di questo evento, che sarebbe chiaramente la più tragica. La ragazza, che si chiama Saman Abbas, ha 18 anni ed è una pakistana, e della quale non si ha più notizia. Nel frattempo la famiglia è ripartita per il Pakistan e non c'è nessuna denuncia di scomparsa, e questo purtroppo fa temere il peggio. Sulla questione è intervenuta anche Elena Carletti, sindaco di Novellara, che è stata nostra ospite proprio pochi giorni fa, che ha rilasciato alcune dichiarazioni che prego Alessandro di mettere in onda per andare a riascoltarle. Per la sparizione di una ragazza di soli 18 anni. Il comune di Novellara stesso, insomma, si era occupato di lei qualche tempo fa. In che modo? Ma all'indomani sostanzialmente della richiesta di aiuto che è provenuta direttamente dalla ragazza, chiaramente sono scattate tutte le forme di protezione che i servizi sociali applicano in casi come questi. Quindi la ragazza nel giro di poche ore sostanzialmente è stata messa in protezione presso una comunità. Questo perché lei aveva riferito di essere appunto vittima del tentativo di un matrimonio combinato, quindi
ha reagito all'idea di essere portata nel proprio paese di origine e ha chiesto aiuto. A questo aiuto è stata data una risposta fino a che purtroppo la ragazza ha deciso spontaneamente di allontanarsi dalla comunità presso la quale appunto i servizi la tenevano in protezione, e purtroppo da lì se ne sono perse sostanzialmente le tracce. Lei è entrata in comunità da minorenne, appunto, perché poi ha compiuto la maggiore età pochi giorni dopo essere stata messa in protezione, e ora naturalmente abbiamo un senso di preoccupazione, di apprensione, perché naturalmente non abbiamo più notizie. A preoccupare anche il fatto che contestualmente tutta la sua famiglia è andata in Pakistan senza tra l'altro nessun preavviso. Ecco, certo, questo è l'altro elemento effettivamente che preoccupa tantissimo, perché sostanzialmente abbiamo perso le tracce della rete familiare, quindi la scomparsa della ragazza, il non avere più la famiglia, è chiaro che desta sospetti e preoccupazioni, che speriamo siano solo sospetti e preoccupazioni, e auspichiamo davvero che questa persona si sia allontanata spontaneamente, trovando rifugio magari presso qualcuno o in qualche luogo a noi oggi sconosciuto. È evidente però che la situazione merita un approfondimento e indagini molto accurate. Le ricerche dei carabinieri sono partite dalla Cascina, alla periferia di Novellara, dove abitava la famiglia, dove abita la famiglia, dove si potrebbe presumere che lei abbia in qualche modo trascorso anche gli ultimi giorni qui a Novellara, e proprio in queste ore i carabinieri hanno diffuso la sua fotografia. C'è voglia insomma anche di lanciare un appello, se qualcuno magari ha qualche notizia o se può averla vista. Sì. Sì, assolutamente, sono tempi molto difficili in cui stiamo ancora cercando di combattere contro un'emergenza sanitaria che è anche molto limitante da un punto di vista degli incontri, della socialità, ma c'è effettivamente la richiesta, che a questo punto è da diffondere, rispetto a questa giovane che ha certamente ancora bisogno di aiuto, di sostegno, di protezione probabilmente, e che speriamo di poter rintracciare, perché il comune, i servizi, tutta la rete è assolutamente pronta e disponibile a tendere la mano, come sempre si è fatto in questi casi. Abbiamo solo bisogno di ritrovare la persona e garantirle quello per cui lei si è ribellata, e quindi garantirle la sicurezza, la libertà e la protezione. Queste le dichiarazioni di Elena Carletti rispetto all'evento che ancora vedete qua al mio fianco, una ragazza che ha rifiutato le nozze combinate, si è rivolta ai servizi sociali novellaresi, ha trovato accoglienza, ma poi purtroppo è sparita nel nulla, e questo, ripetiamo, sta facendo pensare il peggio, auspicando che ovviamente sia un pensiero sbagliato. Procediamo, altra pagina di giornale, braccio di ferro legale per una ragazzina contesa dai genitori. Sono sempre dolori dare queste informazioni. Il padre ha chiesto e ottenuto l'affidamento esclusivo all'appello della madre: non vedo mia figlia da 3 anni, un'avvertenza chiaramente legale che avrà altri sviluppi e che chiaramente potete approfondire leggendo appunto il giornale anche online. Andiamo adesso con un'informazione che sembra distante da noi, in realtà non lo è. A San Pietroburgo la Russia celebra l'arte circense della dinastia Togni. Sono stati piantati 11 aceri vicino all'antico circo stabile della città, uno per ogni famiglia che ha portato questa arte nel mondo. La capitale russa della cultura, San Pietroburgo, ha reso omaggio al circo celebrando le più importanti famiglie circensi, fra cui anche quella dei Togni, di cui fa parte il circo Darix Togni, che ha sede a Rio Salerno Riceto da oltre 50 anni, ed è per questo chiaramente che è coinvolta anche la comunità reggiana. Ora invece andiamo all'abbraccio dei reggiani a casa Manfredi. Si è svolto, come annunciato, un evento statico davanti al murale titolato Partigiano Reggiano, dove gli attacchi dei giorni scorsi da opera di Autostrade per l'Italia sono stati importanti. Diamo qualche dettaglio in più. L'ultimatum è quello di Autostrade per l'Italia, che ha avvertito l'Istituto per la Storia e la Resistenza, che aveva voluto
voluto l'opera nell'ex sede del Comitato Provinciale del GAP per rendere omaggio alla memoria dei martiri per la resistenza appartenenti alle famiglie Manfredi e Miselli di Villasesso. Le immagini dei martiri del fascismo e su tutti a svettare la scritta Partigiano Reggiano, una citazione del cantante Zucchero Fornaciari. La vicenda è arrivata, si parla di multe salatissime, il risultato 10 giorni di tempo per farlo sparire. L'opposizione del sindaco di Reggio Emilia: non lo cancelleremo, autostrade sono dette disponibili a trovare una soluzione condivisa per il murale che appunto è sulla A1, e anche Bonaccini si è detto contro la cancellazione. Completamente d'accordo col sindaco di Reggio Luca Vecchi: il murale dedicato ai partigiani visibile dall'autostrada non deve essere cancellato. Questa terra pagò un prezzo altissimo alla follia nazifascista in termini di eccidi, lutti, violenze. Guai a dimenticare chi ha dato la propria vita per darci libertà, pace e democrazia, commenta Bonaccini sui suoi canali e social. E proprio per questo motivo, per questo mandato, c'è stata anche una manifestazione e abbiamo un video da farvi mostrare con Cisco, cantante solista, ex leader dei Modena City Lamber, che appunto ha capeggiato questa manifestazione musicale che è stata chiamata manifestazione statica per protestare contro la richiesta di cancellazione del murales dedicato ai partigiani. Vediamoci il contributo filmato. Cisco Belotti con l'abbraccio a casa Manfredi, come ancora vedete nell'articolo di giornale, come sempre in prima linea quando si tratta di combattere battaglie ed ideali. Lo saluto, anzi lo contatterò in questi giorni per averlo ospite e sarà per me un grande piacere. Adesso noi abbiamo terminato la parte che riguarda l'informazione, adesso vi diamo un consiglio per un viaggio, un viaggio in Calabria insieme all'amico Nicola Marchese, poi Radio Giornale Nazionale e Internazionale, che sarà seguito da un bel tributo agli ABBA con Mamma Mia, poi sarà tempo di parlare di astrologia con Vincenzo Soccorso. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. 3 serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato?
Disastro colposo, 3 arresti per la strage della funivia. Eitan respira da solo, prosegue il risveglio lento. Intesa tra governo e regioni per la zona bianca rafforzata. Questa mattina cabina di regia sul DL semplificazioni. Nello sport, Villarreal campione, ha vinto l'Europa League. Conte saluta l'Inter. Risoluzione del contratto tra le due parti. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Voglio raccontare quello che facciamo. Voglio far conoscere i nostri prodotti e i nostri servizi. Voglio creare iniziative sul territorio. Voglio creare un messaggio che rispecchi la nostra realtà. Voglio diffonderlo, interagire, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e raggiungere i nostri obiettivi. Ecco perché voglio raccontare quello che facciamo. Far conoscere i nostri... Creare valore. Crea valore. Racconta il tuo con Media Arco. www.media-arcom.com. Informazione, buongiorno dalla redazione. Gabriella Luigi in studio. Arrestati il proprietario della società che gestisce la funivia del Mottarone, il direttore e il capo operativo. Avrebbero evitato di rimuovere il forchettone che disattiva i freni d'emergenza per scongiurare un blocco dopo una serie di anomalie, con una scelta deliberata, secondo la procura. Sull'impianto sono stati effettuati 2 interventi tecnici che non avrebbero però risolto il problema, e si è deciso quindi di bypassarlo disattivando il sistema di frenata di emergenza. Il secondo forchettone è stato ritrovato questa mattina nella zona dell'incidente. Eitan, il bambino sopravvissuto alla tragedia, è stato estubato e respira da solo, ma non è ancora completamente cosciente, lo hanno riferito i medici che lo seguono. Si va verso un risveglio lento, visto che le sue condizioni sono ancora critiche. Duro commento di Angelica Zorloni, il cui padre è morto nell'incidente insieme alla compagna, loro figlio di 5 anni. Me li avete ammazzati e a questo non ci sarà mai nessun tipo di perdono. Cambiamo argomento. È condivisa con il governo la linea di azione per le zone bianche proposta dalle regioni, che sarà recepita in una prossima ordinanza. La proposta prevede che, fermo restando i criteri base della prevenzione mascherine, distanziamento, aereazione e sanificazione dei luoghi chiusi, una volta che una regione entra in zona bianca sia superato il cosiddetto coprifuoco e si possono anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone la ripresa delle attività in un momento successivo. Lo fanno sapere in una nota le regioni, che vogliono anche il vaccino a chi va in vacanza nello stesso posto per almeno 3 settimane. Da oggi in Alto Adige non ci saranno più le fasce d'età, vaccini a tutti i maggiorenni. E questa mattina cabina di regia sul decreto legge semplificazioni, l'incontro con Draghi per fare il punto sulle misure più divisive come gli appalti, mentre salta la norma sulla rigenerazione dei centri storici. Più vicine le nomine delle aziende pubbliche, il ministro dell'economia Franco annuncia che gli aiuti a fondo perduto a imprese e professionisti previsti dal decreto sostegni bis potrebbero essere estesi anche alle imprese con ricavi sopra i 10 milioni di euro. Lo sport in chiusura, Villarreal campione, ha vinto l'Europa League ieri ai rigori battendo il Manchester United 11-10. Dopo la serie dal dischetto 1-1, il risultato allo scadere dei 120 minuti di gioco. Sempre nel calcio, Antonio Conte saluta l'Inter, risoluzione consensuale del contratto tra i campioni d'Italia in carica ed il tecnico. È tutto dalla redazione, vi auguro una buona giornata. I'm in love.
Un saluto agli amici collegati con noi che stanno mandando messaggi, rimanderanno anche durante la giornata. Un saluto a quelli che ci guardano in diretta, quelli che ci stanno guardando invece in differita in altri orari. Se voi siete in diretta sono le 11 e quasi 8 minuti, il tempo di introdurre come ogni giovedì l'amico Vincenzo Soccorso per parlare di astrologia. Oggi c'è qualcosa di particolarmente interessante e anche ad un certo punto di vista divertente. Vincenzo, buongiorno, bentornato. Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i teleradioascoltatori. Buongiorno caro, ci siamo sentiti fuori onda perché c'era questa tua esperienza personale e devo dire che è veramente molto curioso come tu appunto ancora una volta ci possa dimostrare di come l'astrologia applicata insomma possa dare risposte e risultanti. Tutto questo attraverso un'esperienza proprio personale. Personale, sì, perché logicamente io sono il primo utilizzatore dei miei servizi. Certo, ovviamente. Giustamente. Logicamente. E come avevo già accennato qualche puntata fa, io ho avuto un divorzio, più di uno, insomma, diciamo il primo, come primo amore non si dimentica mai, no? Il primo divorzio non si dimentica mai. Sì. E diciamo che la mia ex moglie aveva avuto la fortuna di incontrare un avvocato che, mi dispiace ammetterlo, però devo ammetterlo, era molto bravo. Sì. Ma più che altro questo avvocato aveva avuto anche problemi con gli uomini, con il sesso maschile, perché aveva fatto del caso con me come fosse un suo caso, capito? Sembrava che era in causa con me. Una cosa personale, praticamente. E sembrava quasi una cosa personale. E non c'era nessun avvocato mio che riusciva a tenere di testa. Sì. Era una donna, era anche molto carina. Però diciamo, io tutti gli avvocati che avevo trovato, che comunque si fanno pagare a Milano, gli avvocati non è che scherzano, certo. E non riuscivano a tenere di testa, diciamo, com'è possibile questa cosa? Cioè, allora ho detto, devo mettere in atto le mie conoscenze astrologiche, devo vedere questa qui cosa c'ha questa qua, no? Allora, siccome esiste anche poi uno studio che si chiama Studio sulla professione, che proprio va a guardare queste cose, io dal tema natale ti vado a guardare la tua genesi, quello che tu sei capace di fare nella vita, come e qual è il lavoro anche più idoneo a te. Quindi sì, so benissimo le configurazioni che deve avere un astrologo e come deve essere un astrologo bravo, come deve avere le configurazioni per essere un avvocato di quelli guerrieri, diciamo, no? Perché l'avvocato, cioè l'avvocato pacifista che vuole trovare sempre l'accordo, no? Sì. E c'è l'avvocato guerriero che faceva parte dei gladiatori, cioè se nasceva ai tempi dei romani era nel gladiatore sicuramente, certo. Non si chiede l'avvocato, faceva il guerriero. E ci sono delle configurazioni ben precise. Quindi io ho detto, ho guardato l'avvocato di mia moglie e ho detto, porca miseria, questa qua è in gamba davvero tanto, è davvero tanto in gamba, cioè ha delle configurazioni pazzesche. Molto brava, cioè, sapeva farci col giudice, riusciva a convincere, poteva raccontargli qualsiasi cosa, poteva raccontargli che ero Cenerentola, il giudice ci credeva, eh? Qualsiasi cosa gli avrebbe raccontato ci credeva. E io devo trovare anch'io un avvocato come lei, e l'unico modo per salvarmi dalle grinfie di mia moglie è trovare un avvocato bravo quanto lei o anche di più, con queste caratteristiche. Allora cosa ho fatto? Non è che io conosco tutti gli avvocati con le date di nascita e gli oroscopi, non è che... Per fortuna che negli avvocati c'è il, come si chiama, il collegio, come si chiama? L'albo. L'albo degli avvocati, sì. Dove sono tutti dove sono pubblici questi nomi, esatto, no? Esatto, nome, esatto. Cognome e data di nascita, se so questo. Allora, ci accontentiamo data di nascita, almeno vediamo dove sono i pianeti, dove sono, anche se non vedo la domificazione, ma quella poi dopo, se vedo un avvocato che ha delle configurazioni che mi piacciono, magari lo chiamo e cerchi di capire, certo. Prima di dargli mandato, perché il mandato sono soldi, ogni volta che gli dai un mandato a un avvocato lo devi pagare, eh sì. Prima di dargli mandato dico, se mi dà la data di nascita mi prenderà un po' per pazzo, poi dico io faccio queste cose qua perché io ho bisogno di vedere se l'avvocato può tenere testa all'avvocato che è di controparte, certo. E non mi interessa come ragioni se non ci credi, perché tanto quello che devi pagare sono io. Giustamente. Io pago mia moglie, pago il suo avvocato, pago tutto, cioè alla fine voglio dire, devo tentare di salvarmi, no? Sì, assolutamente allora, sì, è tuo dovere. Ho analizzato un migliaio, davvero, non sto esagerando, e anche di notte lavoravo,
ho analizzato un migliaio di avvocati, ne ho trovati due bravi, due, tre, ma di cui una bravissima. Ho detto, cazzo, questa qua è fantastica, questa qua c'ha le configurazioni migliori di quelle dell'avvocato di mia moglie, migliori. Ho detto, sicuramente questa qua è brava adesso. Io poi, siccome sono ignorante, ma non conoscevo la pappa del cane, dico, non conoscevo gli avvocati, logicamente, la fama, cioè sai che ci sono a Milano, ci sono degli avvocati che hanno una determinata fama. Vero. A me mi capitava l'avvocato di Berlusconi, io mica sapevo che era di Berlusconi, certo, che certo. Magari era un avvocato de VIP, no? Cioè, io sono ignorante in materia, nome e cognome, e vedo lì, questa qui l'avvocato che mi piaceva, che faceva il caso mio, si chiamava Berardini De Pace. E secondo me era il migliore di Milano, perché di quel migliaio di era il top. Sì. Io devo avere Berardini di Pace, perché se devo contrastare l'avvocato di mia moglie devo avere Berardini di Pace. Allora chiamo, io non sapevo mica chi era Berardini di Pace, non so se tu lo sai chi è, ma sì, sì, anche perché è un nome altisonante, effettivamente. Altisonante, un nome importante, certo, sì. È di prestigio, ma io ignorante com'ero, cioè ignorante. Sì, non la conoscevi, anche perché non la conoscevo, ma non avevi avuto bisogno fino a quel punto. Io insomma. Pensavo che era un avvocato qualsiasi, no? Cioè, tipo un avvocato dei poveracci. Certo, chiamo, certo. E mi risponde la segretaria e mi fa pronto? Senta, io vorrei parlare con l'avvocato Berardini De Pace. Lei con l'avvocato mica ci può parlare. Ha fatto, perché è proibito? È proibito dalla legge, scusi, parlare con l'avvocato? No, ma lei scherza, lei parlare con l'avvocato. Io al massimo le posso fissare un appuntamento. Ma è così, cioè non ci si può parlare due parole così. Per capire, Isoban. Per capire, no, lei può parlare con me, io le fisso l'appuntamento. Mi sembra strano questa cosa qua, perché io fino adesso parlavo con gli avvocati, io quando certo, ero in studio certo. Mi ripassava la segretaria. Poi non ho voluto insistere perché sai, non vorrei che mi faccia causa. non si sa mai con la fortuna che avevo con gli avvocati. Aumentavo allora, il danno praticamente. Aumentavo il danno su di me e non era il caso. Tra l'altro ero ancora militare all'epoca. Ah, quindi andiamo qualche anno fa. Andiamo molti anni fa. E insomma, quindi i soldi non è che insomma dovevo pensare bene quando spendevo, capito? Certo. E gli avvocati non scherzano, 1.000 euro a botta. Comunque questo qua, gli dico, ma scusi, ma io prima volevo capire, siccome avevo l'abitudine di chiedere quanto costa una consulenza, no? Perché certo. Io devo andare lì con i soldi giusti, no? Cioè, anche posso fare la brutta figura che... Allora mi fa una consulenza dell'avvocato Berardini De Pace, costa 3.000 euro. Dico, cazzo, c'è la consulenza, primo incontro, 3.000 euro? Cioè... Il resto. Quanto mi costa la causa? Guarda, se è una causa consensuale, con 50.000 se la cava. 50.000 euro se è consensuale. E dico, non voglio neanche immaginare, perché non è consensuale con mia moglie, sarà sicuramente giudiziale. Cosa faccio? Mi devo vendere Milano, devo comprarmi Milano e venderlo? Cioè, non so cosa devo fare. Ho fatto non so che dire, signore. Lei sa che è bello che mi faccio? È un avvocato, credo che sia uno dei migliori avvocati di Milano, perché io l'ho studiato astrologicamente. No, lei non sa chi è Berardini De Pace. Berardini De Pace è l'avvocato di VIP. E allora? Da lei ci vanno tutte persone che da 100.000 euro in su, insomma, non ne considera neanche sotto i 50.000. Non era per tutti, diciamo. E allora ho detto, allora che vengo a fare io a fare la consulenza con l'avvocato Berardini De Pace? Ho detto, ma lei scherza, lei viene qua da Berardini De Pace? Anche se non fa la causa, ma con la consulenza lei ha una strategia. Ah sì, sicuramente ho la strategia di come spendere, far fondo tutti i miei soldi. Sicuramente ce l'ho la strategia. Su quello non c'era nessun dubbio. Ho detto, a malincuore ho dovuto dire, mi dispiace, Berardini Pace, che poi tra l'altro era anche l'avvocato, non so se lo sai, di Raul Boa, mi sembra, no? Raul Boa è l'attore. Ok, sì, può essere. Comunque l'ho vista anche in alcuni salotti televisivi, a dissertare su alcuni casi. Perché lui si è sposato la figlia. Dico, io non vorrei essere il marito della figlia di Berardini Pace, perché se fossi marito della Berardini in Pace, della figlia della Berardini in Pace, io gli metto un santino e dico, prego tutte le sere vicino a lei, perché assolutamente non ti puoi permettere di divorziare da una donna così, perché
perché sei morto, capito? Cioè, sì, certo, non ti rimane. Comunque, non lo invidiamo, era il buono, non lo invidiamo, perché dico, una suocera così, cioè, sei proprio amico, non devi fare uno sgarro alla fine, perché sennò sei finito. Ralbova è un bell'uomo, un attore, magari guadagna anche bene, però. Cioè, non hai speranze in questo caso, non hai speranze. Comunque, Berardini Facci aveva delle configurazioni straordinarie. Oltre a questa, avevo trovato un'altra un altro avvocato che aveva delle caratteristiche, ma non proprio. Però sono stato sfortunato, perché quando lei ha preso in considerazione me, dopo un mese scoprì che aveva un tumore. E quindi non prese la causa, e qualche mese dopo ho saputo che è addirittura morta, sì, di tumore. Tanto, mi è dispiaciuto, ho detto cazzo, ma allora io sono destinato a soccombere con mia moglie, cioè, allora, devo pregare che non hai speranza. Mia... Ma no, speranza, cioè, ho preso un altro avvocato che era tra i migliori di quelli che avevo, rispetto a quello che avevo, sono riuscito a tenere testa alle grinfie legali di mia moglie. Sono riuscito a tenere testa, a uscirne fuori piano piano, sono uscito fuori per fortuna, e non vittorioso, sono uscito fuori. Ti sei uscito? Dove ti sei uscito? A un certo punto siamo usciti questa cosa è terminata. Tutto questo, Vincenzo, ci insegna che l'astrologia, tornando sempre chiaramente all'etimologia della nostra rubrica, del tuo lavoro, è chiaramente qualcosa di estremamente serio. Cioè, tu sei andato a ricercare, attraverso la data di nascita, quella che poteva essere quella col background migliore, quella che poteva avere, diciamo, le migliori caratteristiche, e attraverso questo studio tu sei arrivato praticamente al top degli avvocati. Quindi vuol dire, esatto, che questa cosa... Senza neanche saperlo, sono arrivato alla Berardini de' Facci, che è risaputo che è il top degli avvocati. A Milano penso che, non so se c'è qualcuno meglio di lei, non so, forse l'altro, quello che ha seguito Berlusconi, forse può essere più o meno come la Berardini de' Facci, non lo so, però quello che ha seguito Berlusconi non lo conosco da un punto di vista astrologico. Sì. La Berardini de' Facci, io ti posso dire che è una che, se ci avesse avuto soldi, cioè fosse un VIP, l'avrei presa sicuramente. Certo. E tu questo lo hai individuato, appunto, studiando esclusivamente la sua data di nascita? Esatto. Ci puoi dire cosa racconta la data? Cioè, con la data di nascita si vedono le configurazioni planetarie. Si vedono le configurazioni planetarie con quale pianeta si configura, perché io non potevo vedere la domificazione, ovviamente, cioè l'ascendente, discendente, queste cose qua, in che settori erano i pianeti, però io vedevo come erano domificati, all'interno di quali segni zodiacali e con quali aspetti si configuravano. C'erano degli aspetti, soprattutto quelli di diametro, quadratura, eccetera, che però, se sono fatti da pianeti che di una certa potenza, cioè ti danno una, cioè se diventi una persona che ha un carattere difficile da farti dietro, insomma. Certo. Però, infatti, penso che la Berardini de' Facci sia divorziata, penso. Cioè, non penso che sia sposata, non lo so, adesso non mi ricordo, però, cioè, son personaggi. Anche l'avvocato di mia moglie era una divorziata, perché con quelle persone lì, con quelle configurazioni astrologiche, non c'è. Sono il contrario di persone socievoli con le quali tu puoi relazionarti. Perché se ti sposi un avvocato del genere, al di là che ti fa fette, nel caso che vada male, però hanno delle configurazioni astrologiche dissonanti, e però sono tra di loro armoniche, tipo, non so, Saturno trigono o quadrato a Marte, in pianeti che si recepiscono, cioè in segni zodiacali che si recepiscono, possono dare una violenza, una potenza a te. Possono darti una potenza, e poi magari Mercurio messo bene, cioè ti dà anche una potenza dialettica, una capacità mentale di interagire, di trovare soluzioni, cioè di intrigo, di fare tantissime cose, però non sono persone facilmente sociali, cioè con le quali tu ci riesci ad andare molto d'accordo, cioè sono persone che devi starci attento, perché quando hai a che fare con quelle persone è facile litigare, insomma, perché vogliono avere ragione, sì, persone sì. Cioè non gli puoi dare mica torto facilmente, insomma, questa persona qua. Però, diciamo, ai fini, cioè, quando ti serve un guerriero,
e non è che puoi andare in chiesa a cercarlo. Certo, giustamente. Devi andare nell'esercito, devi andare dai gladiatori, devi trovare uno che magari anche ammazza persone, però è un guerriero, se un guerriero è un guerriero. Certo. E così tra gli avvocati devi scegliere l'avvocato più accanito, più guerriero, cioè quello che quando è davanti al giudice cioè ti bombarda, cioè, capito, non ti dà tregua. E mia moglie l'aveva trovato non volendo, era bravo, e tra l'altro l'avvocato di mia moglie abitava nello stesso paese dove abitavo io, cioè è andato a cercarlo, a trovarlo là, non so, ha avuto la fortuna che gli hanno consigliato, gli è andata bene, ce l'avevo vicino a casa mia, potevo sceglierlo io un avvocato così. Certo che c'è da dire che lei ce l'aveva con gli uomini, sì. Che divorziata ce l'aveva con gli uomini, quindi aveva preso il mio caso come personale, e non so se fossi stato io la persona da difendere se avrebbe messo la stessa forza, la stessa veemenza nei tuoi confronti. Sì, la stessa veemenza, perché lei difendendo la donna è diverso, perché la difende contro un uomo, capito? Mentre difendere un uomo, anche se sa che, però magari io, siccome fin dei conti non ho fatto niente di male, non dico avevo ragione, cioè nel divorzio non c'hai ragione né torto, no? Certo. Nel divorzio bisogna trovare la via d'uscita, cioè che mia moglie voleva arricchirsi alle mie spalle, raccontando delle balle che non erano vere, perché ero militare, cioè che io guadagnavo chissà quanti soldi, ma non era vero, perché io avevo un sito di astrologia, ma perché avevo cominciato a interessarmi di astrologia, ma non facevo l'astrologo, studiavo. Ero un appassionato, andavo sulle chat a fare degli studi, ma gratis, perché non mi interessava a me il soldo, cioè perché mi faceva schifo, però voglio dire, se anche qualcuno poi mi dava 50 euro così come mancia, beh, andava benissimo. Non mi interessava il guadagno, mi interessava imparare a me. Certo, io sono sempre stato una persona che quando ha iniziato a fare qualcosa come l'astrologo, eccetera, a studiare, io volevo imparare, volevo diventare bravo. Non sono una persona che mira al guadagno. Al guadagno, poi col tempo ho iniziato a pensare al guadagno, cioè dopo gli anni 2000, cioè parecchi anni dopo, cioè ho iniziato a pensare al guadagno. Quindi quando ho iniziato a pensare al guadagno ho cambiato vita e mi sono messo in proprio e tutto quanto. Ma quando avevo una certa formazione, ovviamente, chiaro. Mi sentivo abbastanza sicuro che quando faccio una previsione non faccio tutta figura, insomma. Vincenzo, ti faccio una domanda che è arrivata al nostro contatto, al 379-175-8002, che fa riferimento, quindi c'è stata attenzione, a quelle che sono le puntate precedenti. Si chiama Maria, la nostra ascoltatrice, che dice: quindi a questo punto consultare l'astrologo anche prima di intraprendere una carriera può essere utile, non soltanto prima di cominciare un rapporto. Assolutamente sì, qualsiasi cosa che tu cominci è importante vederla sia da un punto di vista genetriaco, perché l'astrologia ti permette di capire se stai facendo la strada giusta, se per te quella è la strada giusta, e da un punto di genetriaco. E poi c'è anche l'astrologia cattolica, che non è religiosa, attenzione, cattolica sta per universale. Sì. L'astrologia cattolica è una delle astrologie più antiche, poco conosciuta, perché come cattolicesimo noi conosciamo la Chiesa, diciamo, no? Perché comunque cattolico vuol dire universale. E diciamo, è un'astrologia del momento, si fa proprio un tema, si guarda proprio gli aspetti astrologici che ci sono in quel momento, per capire se sono aspetti astrologici che ti possono aiutare in quello che stai per fare o no. Prima si guarda sempre la genitura, quindi si chiama astrologia genetriaca, si guarda proprio la genitura e si va a vedere se tu stai entrando in un periodo di realizzazione lavorativa, anche perché stai entrando. E una volta che stai entrando in un periodo lavorativo, poi dopo ti porto anche un esempio, mi sembra che l'avevo già fatto, l'esempio di mia cugina, no? E quando entri in un periodo lavorativo si deve vedere cosa vuoi fare anche della tua vita, no? Perché sì, ognuno di noi ha delle qualità, delle capacità di operare, di fare delle cose, e magari non tutto quello che sappiamo fare conosciamo, tutto il nostro potenziale non lo conosciamo. Vero. Difficile che una persona conosca tutto il suo potenziale, anche perché poi ci sono anche dei condizionamenti, perché noi viviamo con dei condizionamenti che partono dai genitori, famiglia, amici, società, eccetera, no? Che ci condizionano e ci portano anche fuori strada. È importante questa cosa qua. Lo studio astrologico invece ti mette in strada, perché lo studio astrologico dice: guarda, tu sei capace di fare questo, puoi fare questo, e questa è la tua strada. Quando tu intraprendi la tua strada, le cose filano lisce.
facilmente perché è la tua strada, come quando ti perdi la camicia che ti va, la camicia cade a pennello e certo, ti sta precisa perché è della tua misura. Se invece metti una cosa che non ti va, stona, capito? E così anche per il lavoro. Quindi la parte genetica è la parte importante. Poi c'è anche lo studio dell'astrologia del momento, astrologia cattolica, eccetera, che è uno studio importante perché io, se tu per esempio si stabilisce che tu puoi aprire attività quest'anno, no? Un'attività, insomma un negozio, che ne so, un'attività in proprio, no? Certo. Allora si deve stabilire anche il giorno che tu devi iniziare questa attività, perché il giorno è importante, perché l'influsso che riceve la tua attività in quel giorno è come una nascita praticamente, l'influsso che riceve sarà determinante per l'evoluzione, cioè ci aiuterà o ci ostacolerà. E questo io l'ho visto anche per esempio su un acquisto di una casa sbagliato che feci tanti anni fa, che per il quale sono stato in causa 6 anni. Sì. Che avevo rischiato di buttare via 130.000 euro, nonostante che avevo ragione, perché io avevo comprato una casa che me l'avevano venduta come il sottotetto, come abitabile, invece non era abitabile. Sì. E quando io l'ho scoperto che non poteva neanche essere recuperato il sottotetto con le normative che c'erano, eccetera, ho chiesto uno sconto e non me l'hanno voluto fare, sono entrato in lite, quindi non ho voluto più fare il rogit, eccetera, quindi sono stato dichiarato non risolutore, insomma, sì, cioè qualcosa del genere, e qui sono entrato in causa. E è andato avanti 6 anni, non è stata una cosa, una passeggiatina. Hai avuto una vita abbastanza, diciamo, interessante per essere diversi. E che io però il giorno che ho fatto il compromesso, sì, avevo guardato la strategia oraria, avevo guardato la strategia del momento ed era, sì, completamente contraria a fare l'astrologia indicava palesemente che avrei avuto problemi, e infatti li ho avuti. Quindi l'astrologia non mente, insomma, è una scienza in qualche maniera? Sì, sì, l'astrologia avrebbe fatto su ogni cosa, secondo me, su ogni cosa importante, ovviamente, no? Non su cosa cucina a mezzogiorno. Certo, no? Certo, sì, parliamo di scelte. Parliamo di scelte importanti, del lavoro, per esempio, una scelta importante, il momento del lavoro. Il partner è un'altra scelta, cioè non è che se io non faccio lo studio non posso frequentare una ragazza, cioè frequentare è una cosa, frequentare come amicizia, conoscenza, eccetera, ma quando la persona comincia a sentire che diventa importante per me questa persona, c'è un momento in cui tu non sei ancora totalmente dentro la relazione, ma cominci a sentire che per te è importante questa persona, giusto? Cioè giusto. Quel momento ci si passa. Ed è un momento in cui tu puoi entrarci di più dentro, ma puoi uscirne fuori. Vero. Okay? E in quel momento devi andare da un astrologo preparato come me. In quel momento, perché in quel momento tu potrai capire se quella è la persona con la quale tu ci puoi fare affidamento per una vita insieme. E se è la persona giusta, perché perderla? Perché devi perderla. Se è la persona sbagliata, perché devi inguaiarti? Vero, giusto. Cioè, la puoi tenere anche come amica, no? Cioè, non te devi sposare per forza perché è bella, è figa. Cioè, ti può piacere, ci stai insieme come amicizia, poi falla rimanere amica. Anche perché stare insieme poi è un'altra cosa, insomma, diventa sicuramente una cosa un po' più impegnativa. Ti leggo un altro messaggio prima di andare alla parte finale, poi vediamo i tuoi contatti, come sempre, prima di salutarci. E allora arriva Stefano che ti saluta e ti ringrazia per questa rubrica che trova molto interessante. Siamo a Vicenza, quindi abbiamo un ascoltatore, diciamo, che non è né delle mie zone né delle tue, ma ci sta guardando e ascoltando. Con il web si può arrivare praticamente dappertutto. E chiede appunto, fai riferimento a un'attività alla sua nascita, vale esattamente la stessa strategia che per la nascita di un essere umano, cioè quando qualcosa parte da una data e la data determina qualcosa? Esatto, sì, non esattamente come l'essere umano, ma sì, similmente, diciamo, perché l'influsso lo dà comunque anche una cosa non animata, sì, l'influsso, e siccome poi siamo noi che animiamo la cosa, no? Perché l'attività non è un'apertura di un'attività non è proprio una cosa inanimata, perché il locale è inanimato, ma è animato da te, capito? Dal tuo lavoro. E quindi se le stelle influenzano bene quel momento astrologico in cui inizia la cosa, già parti con un piede giusto. Però non è solo quello da guardare, bisogna anche guardare la genitura, cioè quindi fare lo studio genetriaco sull'inizio della tua attività.
capito? Certo. Non è che si può guardare un aspetto, no? Cioè, quando vai a comprare il vestito non è che guardi soltanto la misura delle scarpe, anche il modello delle scarpe, no? Cioè, devi guardare un po' tutto la cosa. Assolutamente, cioè, non puoi basarti solo sul momento astrologico, ma anche sulla tua genitura, ed è stai iniziando un'attività che consona al tuo modo di essere, stai iniziando un'attività in un anno di realizzazione. È importante questo, perché se tu stai iniziando un'attività in un anno che non è di realizzazione, ma un anno di transitorio, rischi di fare il doppio, il triplo, il quadruplo delle fatiche. Certo, e non avere i risultati sperati. Poi. E non avere i risultati sperati, cioè fai più fatica con meno risultati. Ecco, molto comodo. Invece se tu mi entri dentro un lavoro, come ha fatto mia cugina, che è venuta a Como, adesso lo dico brevemente, è venuta a Como, gliel'avevo già detto qualche puntata fa, è venuta a Como da mia sorella ospite per trovare lavoro, non trovava lavoro e si era scoraggiata. Io a gennaio ho voluto guardare astrologicamente, gli ho detto a mia cugina: stai tranquilla che tu a fine febbraio trovi lavoro. A fine febbraio ho trovato lavoro, adesso sono passati 11 anni e ancora fa quel lavoro. E questo dimostra questo, che appunto l'astrologia ti dà informazioni che vanno ascoltate, precise. Vanno... Basta andare a vedere sul mio sito, studio sulla professione, cioè proprio se uno va sul link, link in alto dove consulti telefonici, e c'è studio sulla professione, apri lo studio sulla professione e va a vedere la recensione, no? C'è proprio uno, è un direttore commerciale che è venuto da me 10 anni fa. Io ho fatto uno studio, è rimasto veramente colpito e mi ha fatto la recensione adesso, perché è ritornato dopo 10 anni per farsi un nuovo studio con me, dopo 10 anni dopo è ritornato da me e mi ha fatto questa recensione dei 10 anni precedenti e ha detto che ha trovato correlazione precisa quello che io gli ho detto, quello che è successo, e le cose che gli ho detto gli sono servite, utili. Andiamo a vedere il sito di Vincenzo, che appunto l'ha menzionato in questa parte dove ci avviciniamo ai saluti. C'è il sito che è questo che vedete, ecco, eccolo qua, il sito con tutte le sessioni da andare a consultare, e poi anche le pagine social che possono essere utilizzate, ma sul sito veramente ci sono tutti i contatti. Anch'io lo utilizzai quando appunto ho preso contatto. C'è anche il panettone ancora. Devi fare il panettone. Ah, però, quindi hai un mestiere di scorta nel caso questo dovesse andare male, ma ti auguro di fare l'astrologo. Ancora per tempo, anche perché insomma è il tuo. I dolci sono golosi, capito? Perfetto, allora se verrò a trovarti una volta assaggerò i tuoi dolci. Intanto ti ringrazio, mettiamo appunto i contatti di Vincenzo come sempre, con la possibilità di poterlo contattare attraverso il suo sito. Mi raccomando, andate su astrologovincenzo.it, questo è quello che dovete utilizzare, come vedete anche il numero telefonico con tanto di mail e appunto anche il sito che io ho appena citato. Vincenzo, intanto grazie a te, una buona giornata del tuo giardino, e poi ci risentiamo sempre nel tuo ufficio all'aperto, insomma, che da questo ampio respiro anche ai ragionamenti che facciamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, buona giornata. Grazie, ciao Vincenzo, ancora un saluto. Ciao. Siamo adesso pronti con il grade Onlus, che ci propone un nuovo ospite. Andremo a parlare con Stefano Botti di ricerca infermieristica. Ci sono delle cose importanti da fare. Intanto c'è uno spottino che ci parla del grade di questa nuova ricerca, di questo nuovo lancio. Si raccolgono 1.200.000 euro cedendo questi che sono, diciamo, i semi di girasole. Tutto quello però che serve sapere in questo spot, poi piccolo stacco musicale, poi saremo con Stefano Botti. Ricerca o non ricerca? Insieme possiamo fare la differenza. Partecipa anche tu alla raccolta fondi della Fondazione Grade Onlus. Sono disponibili 40.000 petali di girasole per donare 1,2 milioni di euro e sostenere così la ricerca scientifica contro i linfomi. Dona anche tu un petalo a partire da 30 euro. Fai crescere la ricerca insieme ai nostri medici e ricercatori Angelo, Annalisa, Recep e Valentina. Per info visita grade.it o chiama 0522 29 50 59. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head. Your ginger hair and the way you
Nuovo in diretta qua su Parola Musica On Air, le 11:40 minuti. Il giovedì, da qualche settimana a questa parte, questa è la quinta settimana consecutiva, abbiamo il piacere di ospitare mezz'ora il Grade Onlus. L'ho fatto inizialmente con grande piacere con quello che è il mio riferimento, mio amico Roberto Batti, che poi mi ha spostato l'attenzione rispetto a tanti professionisti che sono proprio in collaborazione con il Grade, che fanno cose importantissime. Ma davvero, parlato con tantissimi amici, abbiamo scoperto tante cose importanti che loro fanno, e quest'oggi è il tempo di parlare con un altro importante personaggio. Ci siamo sentiti anche fuori onda, ho scoperto essere amico della mia nuova bassista Elisa Minari, e introduco in diretta Stefano Botti. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno, ciao, Stefano. Grazie per avermi invitato, saluto tutti quanti. Saluto anche tutti gli ascoltatori. Grazie a te per aver accettato l'invito. Chiaramente sei stato indicato, il prescelto da parte di Roberto, che mi dà sempre le indicazioni. Tu sei infermiere di ricerca clinica, intanto, è giusta questa dicitura o abbiamo fatto qualche errore? No, è giusto. Faccio anche quello, non solo. Raccontaci un po', no? Esatto, quello che fai oltre a questa tua specializzazione. Sì, esistono, diciamo così, diverse figure di infermiere che in qualche modo collabora con la ricerca. Sì. E collabora o promuove la ricerca. Esiste l'infermiere di ricerca classico, che è sostanzialmente l'infermiere che viene in qualche modo, entra a un ruolo all'interno della conduzione, della realizzazione degli studi clinici. Quelli, per intenderci, quelli più comprensibili sono quelli che in qualche modo testano l'efficacia dei farmaci, no? Sì. E poi ci sono infermieri ricercatori. Io faccio un po' entrambe le cose, perché collaboro con i medici negli studi clinici, ho una parte all'interno dell'organizzazione dello studio clinico, che è molto complessa, è molto articolata, ma mi occupo anche in prima persona di promuovere, di condurre degli studi per quello che riguarda la parte assistenziale sostanzialmente. I clinici fanno ricerca sui metodi migliori per trattare le malattie e per farne la diagnosi o per capire meglio i processi biologici intorno alle malattie. Gli infermieri fanno ricerca sociale su come assistere meglio i pazienti e le loro famiglie. Certo. E io mi occupo un po' dell'uno e dell'altro aspetto, ma soprattutto del promuovere ricerca in campo infermieristico, che è una specialità, diciamo, ancora un pochino vergine nel panorama italiano. Sì. E da quanto tempo, Stefano, tu eserciti questa professione e da quanto tempo sei in collaborazione con il Grade? Beh, vabbè, io ho sempre lavorato come infermiere in un'ematologia da quando negli anni 90 iniziai il mio percorso da infermiere, dopodiché sì, probabilmente sono diventato un pochino vecchio quindi hanno deciso di spostarmi su un altro fronte, no? A parte gli scherzi, diciamo, io nasco come ricercatore da un'intuizione, probabilmente spero felice, di Francesco Merli di 6-7 anni fa,
che decise in contemporanea della mia entrata a far parte di un gruppo cooperativo italiano importante, il gruppo italiano trapianto del midollo osseo. Io nel 2011 circa sono entrato nel consiglio direttivo infermieristico del gruppo italiano trapianto di midollo osseo e ho cominciato a confrontarmi in qualche modo con la rete, no, di professionisti, soprattutto in ambito formativo. Sì. E da questo confronto ho cominciato a muovere i primi passi, ho cominciato ad interessarmi agli aspetti di ricerca, perché comunque confrontandoti con gli altri hai sempre una visione di grande variabilità, specialmente in campo assistenziale, di quello che noi facciamo sui nostri pazienti, per cui la ricerca era un pochino in quegli anni un paradigma abbastanza nuovo per quanto riguarda gli infermieri. I medici sono molto più avanti da questo punto di vista e ho cominciato a collaborare, a portare a casa i primi risultati, ovviamente inizialmente mentre facevo i turni, e quindi probabilmente Francesco Merli mi ha visto anche un pochino bollito, ma vedendo i primi risultati ha deciso di investire su di me, insomma è stato un motivo di grande soddisfazione, perché non è certamente semplicissimo trovare un primario. Adesso non è mai bello parlare bene del proprio capo, però no, facciamolo, può servire, facciamolo, un primario che rimane agli atti infermieri, ecco. Quindi e quindi lui ha deciso di chiedere al grade, insomma, di dare una mano per cercare di togliermi dai turni, darmi la possibilità e il tempo di seguire la ricerca e di promuovere ricerca in maniera molto, molto indipendente, molto autonoma. In questo sono un pochino una mosca bianca nel panorama italiano. Infatti ve lo dicevi anche durante la nostra telefonata, due cose mi hanno colpito, insomma, la prima mi hai detto: guarda che poi quando mi vedi io non ho il physique du rôle dell'infermiere, quindi non aspettarti il classico infermiere, come tu non dovevi aspettarti il classico conduttore, quindi siamo due caratteristiche. È una pezzinatura diversa da Amadeus. Esatto, un po' differente. L'altra mi hai detto: io mi sento un po' un battitore libero. Ecco, io vorrei tornare su questa definizione nel tuo campo. Cosa vuol dire esattamente essere un battitore libero nel campo infermieristico? Nel campo della ricerca infermieristica, sì, nel senso, sì, che esatto. Grazie appunto a questa disponibilità che mi è stata data, è stato dato lo spazio per poter promuovere e creare ricerca in maniera molto autonoma e libera, e di questo devo solo ringraziare, perché praticamente non sono condizionato da logiche diverse. Cioè, Francesco Merli, che è il mio capo, non è mai venuto a dirmi: tu devi fare questo, a parte appunto per l'attenzione che in qualche modo devo mettere sui pazienti, comunque, perché comunque io ho un ruolo all'interno dell'ematologia di Reggio Emilia e oltre ad occuparmi di ricerca, insomma, mi occupo anche di determinate problematiche dei pazienti, per certo. Cui insomma sono libero di muovermi sul fronte della ricerca dove meglio credo, e questo succede a pochi, devo dire, probabilmente solo in ambito universitario, ma in ambito clinico, insomma, trovare un infermiere che è libero di sviluppare e promuovere ricerca in ambito clinico fuori dall'università, probabilmente nel panorama italiano questa figura non esiste, cioè probabilmente sono solo. Sei un unicum praticamente. Sì, e questo insomma mi ha permesso di sviluppare filoni di ricerca a partire dai problemi dei pazienti. Fondamentalmente la ricerca deve partire dal problema del paziente. Certo, io non mi sono mai allontanato dall'ambito clinico proprio per questo, perché se la ricerca serve per risolvere i problemi del paziente, tu se vai lontano dal paziente non puoi avere giusto per risolvere i problemi di vicino in qualche modo, e partendo dai loro bisogni, dalle loro aspettative, dalle loro necessità si generano delle domande assistenziali, sto parlando di ricerca infermieristica, a cui in qualche modo bisogna rispondere. Adesso il paradigma è quello di
paradigma della clinica, ma anche dell'assistenza, è quello di affidarsi a quelle che sono le evidenze scientifiche, no? Questa parola che sentiamo sempre di più. Sì. Evidenze non sono altro che la prova dell'efficacia di un determinato comportamento provato secondo una metodologia rigorosa, che è la metodologia della ricerca. Ti volevo chiedere, Stefano, rispetto proprio alla ricerca, è una domanda che ho fatto anche in passato a quelli che sono stati i tuoi colleghi, amici che operano per il Grade, proprio sulla ricerca si ragionava sul fatto che quando si fanno raccolte fondi per acquistare, diciamo, macchinari, quindi qualcosa che possiamo vedere, qualcosa di tangibile, diventa più semplice. Quando chiediamo invece di investire sulla ricerca, la gente diventa un po' più scettica, perché è come se fosse una materia trasparente. Vogliamo invece ricordare ancora una volta di quanto sia non importante ma fondamentale la ricerca, perché il macchinario che arriva, che poi si acquisterà, è frutto di ricerca, di innovazione tecnologica. Certo, certamente. Questo è un problema. Non sentiamo più Stefano, abbiamo il collegamento che si è rallentato, vediamo se riusciamo a recuperarti. Vediamo se Stefano riusciamo a rimetterlo in onda. Stefano, ci senti? Proviamo a richiamarlo, si è bloccato. Proviamo a vedere se riusciamo a riconnetterci con Stefano in questa parte finale. Abbiamo ancora qualche minuto da spendere con il Grade Onlus. Chiaramente, allorché si riesca a ripristinare il collegamento, sapete che la tecnologia rimane del tutto imprevedibile e per questo motivo dobbiamo adesso testare la possibilità di poterlo richiamare. Intanto vi ricordiamo che questo spazio al Grade Onlus è garantito ogni giovedì a partire dalle 11.30 e fino a mezzogiorno, e che abbiamo avuto davvero tantissimi i grandi professionisti, insomma, da Roberto Abbati, che ne è il direttore, a Francesco Berli, che è stato menzionato ripetutamente da parte di Stefano come suo titolare. Lui stesso, appunto, ha dato la possibilità a Stefano di poter sviluppare questa branca della ricerca infermieristica. Abbiamo avuto il dottor Luminare, abbiamo avuto anche Cadia Coderupi, proprio la data manager dell'ematologia del Grade, la settimana scorsa, e stamattina eravamo fino a pochi istanti fa, e vediamo se potremo essere ancora con Stefano Botti, appunto, che ci stava raccontando, a cui volevo ancora una volta attingere per dare delle informazioni vivide e importanti direttamente dai protagonisti rispetto appunto alla ricerca. Vediamo se Stefano ci sente. Stefano, ci senti? Mi sentite? Sì, ora sì, ora, sì? Ora ti sentiamo. Io mi sento. Sì. Perfetto, stavo appunto facendo riferimento. Mi sento, non vi... Mi senti, Stefano, adesso? Non vi vedo, è per un problema di connessione probabilmente. Ci senti però? Sì, sento. Perfetto, tu sei in onda, quindi possiamo procedere in questi ultimi minuti. Stavo facendo appunto riferimento con te a questa cosa della ricerca, quindi al fatto appunto che sia più facile fare raccolte fondi per acquistare macchinari e di come sia più difficile farli quando appunto si parla di ricerca. E volevo che anche tu, che sei chiaramente sul campo, potessi portare ancora qualche parola in più che possa far capire agli ascoltatori che se il macchinario lo si acquista è perché la ricerca in modo peculiare ha fatto passi avanti e si può anche poi costruire qualcosa di nuovo dal punto di vista tecnologico. No, certo, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista assistenziale, che è l'ambito che mi riguarda, dal certo. punto di vista clinico. No, il miglioramento dei processi in sanità passa attraverso l'innovazione, attraverso la ricerca. La ricerca dal punto di vista clinico è sempre poco comprensibile. Direi questa è una cosa molto italiana, credo, perché in altri paesi è un pochino più sviluppata la sì, cosa. Sì, penso anch'io. Si fa fatica a comprenderla, ma perché, come dici tu, di tangibile sembra non ci sia nulla, ma lo sviluppo di nuovi farmaci, diciamo, di nuovi modi per utilizzare questi farmaci, ma anche lo sviluppo di conoscenze nuove sull'utilizzo delle nuove tecnologie che vengono acquistate. Queste tecnologie hanno delle potenzialità enormi e noi dobbiamo conoscerle, dobbiamo saperle usare, dobbiamo sapere cercare di capire quali sono gli effetti sul paziente di quello che noi andiamo a rilevare con le nuove tecnologie, piuttosto che
andiamo a trattare sul paziente. Certo, certo. Stessa cosa per gli infermieri a livello assistenziale, dobbiamo porci delle domande e trovare le risposte. Guardi, al giorno d'oggi, specialmente in campo assistenziale, cioè infermieristico, dove le azioni quotidiane infermieristiche hanno una grossa valenza rispetto alla riuscita, alla buona o la cattiva riuscita di un programma terapeutico di un paziente, specialmente in oncologia, a livello infermieristico la conoscenza è una grande area grigia, non ci sono delle certezze. Sì. E la ricerca serve per dare delle certezze, per dimostrare l'efficacia di alcuni comportamenti. Attraverso tra l'altro una metodologia estremamente rigorosa e rispettosa del paziente, quindi sono cose fondamentali al giorno d'oggi. L'intero paradigma mondiale della conoscenza in campo clinico poggia su queste evidenze, che vengono chiamate anche prove di efficacia. Una volta c'era il grande maestro e i suoi allievi si affidavano totalmente al grande maestro. Sì. Se il grande maestro era un pazzo, generavamo una generazione di pazzi. Capito. Abbiamo ancora qualche problema di connessione con Stefano, si è scollegato, vediamo se riusciamo a riportarlo almeno per un saluto, anche perché comunque siamo arrivati in coda a questo appuntamento col Grade Onlus, che vi ripeto c'è ogni giovedì alle 11.30 e anche il prossimo, ecco, li sarà fino alla fine di questa prima stagione. Adesso l'ho provata. Ecco. Certo. Ci senti Stefano? Sì. Perché purtroppo si blocca la comunicazione, quindi abbiamo perso una parte preponderante del tuo discorso, non riusciamo più a rimanere collegati, quindi c'è la linea che si sta sganciando. Tu ci senti adesso? Mi sentite? Sì, adesso sì. Io ti sento. Però ti sentiamo male Stefano, purtroppo c'è qualcosa... Sì, c'è un problema di linea e di ricezione che non riusciamo a risolvere. Niente, allora terminiamo qua, dopodiché vediamo se riusciamo a riportare Stefano con un messaggio di saluto, casomai è più tardi. Intanto qua terminiamo la nostra diretta dedicata al Grade Onlus, perché purtroppo non riusciamo a ricollegarci con Stefano Botti, che ci ha portato però, come sempre, importanti testimonianze del lavoro che viene fatto dal Grade Onlus e anche da professionisti, chiaramente, della sua statura. Andiamo adesso a vedere un po' i contatti che riguardano il Grade. C'è il sito internet che Alessandro mostra anche nel momento in cui ha salutato purtroppo la dipartita del maestro Battiato, che per Grade Onlus ha tenuto uno spettacolo tempo fa. Ecco qua le pagine social, questa è la pagina di Instagram e poi c'è anche la pagina di Facebook, che è questa. C'è la ricerca o non ricerca, questo nuovo momento di ricerca, appunto, di raccolta fondi per la ricerca, esattamente come prima stavamo dicendo, che è ovviamente ancora una volta da ricordare, è tangibile tanto quanto l'acquisto di un materiale. Andiamo a rivederci quindi in chiusura questo spot che ci parla ancora di questo momento di raccolta fondi, poi dopo avremo anche il promemoria di quello che sarà un evento live del prossimo 29, quindi sabato, a partire dalle 18, vi ricordo, insomma, ancora in auge il coprifuoco, quindi è stato anticipato il concerto alle 18, parlo dei Guitar Shot e poi uno stacco musicale in diretta con Morani Adattori di Studio DFZ. Ricerca o non ricerca? Insieme possiamo fare la differenza. Partecipa anche tu alla raccolta fondi della Fondazione Grade Onlus. Sono disponibili 40.000 petali di girasole per donare 1,2 milioni di euro e sostenere così la ricerca scientifica contro i linfomi. Dona anche tu un petalo a partire da 30 euro. Fai crescere la ricerca insieme ai nostri medici e ricercatori Angelo, Annalisa, Recep e Valentina. Per info visita grade.it o chiama 0522 29 50 59. Ciao ragazzi! Basta ascoltare musica seduti sul divano. Finalmente si torna a suonare live con tutta la grinta e l'energia della musica sentita addosso sulla pelle. Vi aspettiamo numerosissimi il 29 maggio a Pieve di Gualtieri. Per tutte le info più dettagliate seguite i nostri social. Ma i posti sono limitati, quindi affrettatevi a prenotare. Vi aspettiamo! Vi aspetto numerosi. 29 maggio. Vi aspetto. Ciao. Ciao a tutti, vi aspettiamo. Sabato 29 maggio vi aspettiamo, Pieve di Gualtieri.
Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Eccoci di rientro, forse siamo riusciti a recuperare Stefano almeno per un saluto. Eccoti qua Stefano, ci dispiace perché la linea è un po' ballerina, abbiamo perso la parte finale di quello che ci stavamo raccontando, però insomma ci tenevo che tu rientrassi almeno per salutare. Intanto ti saluta Elisa che mi ha pregato di portare i tuoi saluti, visto che appunto gli ho detto che stamattina saremmo stati in diretta e penso anche si sia messa all'ascolto, quindi ti do lo spazio per fare qualche saluto ringraziandoti veramente della tua presenza. Ok, vi ringrazio tanto, l'unica cosa che forse non abbiamo detto è che tutto questo e tutto quello che faccio e che facciamo è stato reso possibile dal Grade. Certo, certo, penso certo. Che, insomma, la mia figura è stata individuata, ok, però io facevo parte di un gruppo che non poteva aumentare le sue presenze, per cui il Grade ha investito, collaborando con la nostra azienda sanitaria, ha investito su di me, su un infermiere che sviluppasse la ricerca, su qualcuno che mi sostituisse nell'assistenza ai pazienti, insomma. Quindi questo era doveroso dirlo. La ricerca serve, la ricerca è alla base della qualità dell'assistenza e della cura del paziente. Oggi è un aspetto assolutamente imprescindibile, non si può prescindere, anche se è impalpabile. Certo. Per fare andare i grandi macchinari, i grandi acquisti, diciamo così, di presidi, di macchinari sanitari, occorre gente che mastichi la ricerca e che possa svilupparla proprio utilizzando quei macchinari, altrimenti la conoscenza non può dare origine a nuove competenze e a nuove skills da impiegare per trattare meglio, per migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti. Hai fatto benissimo a fare questa puntualizzazione, quindi salutiamo tutti coloro chiaramente che collaborano e lavorano con il Grade Onlus, come anche Stefano. Grazie ancora per la tua presenza e ci risentiamo presto. Grazie a tutti, saluti. Di nuovo, ciao Stefano, ancora un saluto e un buon lavoro. Adesso andiamo con lo stacco musicale prima appunto menzionato e poi saremo con Morena D'Attoli di Studio di FZ. Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore cieco siamo noi di sbieco, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragioni ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti e indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole, parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani dentro al cuore, non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore,
solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa. Disastro colposo, 3 arresti per la strage della funivia. Intesa tra governo e regioni per la zona bianca rafforzata, domani mattina cabina di regia sulle DL semplificazioni. 8 morti in una sparatoria a San José in California. Nel calcio, Europa League al Villarreal. Antonio Conte saluta l'Inter. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Patto per la scuola. Al via il rinnovo del contratto per più di 1 milione di insegnanti, educatori e amministrativi precari e di ruolo nella scuola dell'università e della ricerca. Partecipa alle assemblee sindacali indette da ANIEF in tutto il territorio nazionale nel mese di maggio. Informati, consulta e vota le nostre proposte. Scriviamo il nuovo contratto insieme. Per una scuola giusta, il tuo parere conta. Per informazioni o consulenze, visita il sito www.anief.org o contatta il numero 091 70 98 355. Appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Gabriella Luigi in studio. Sulla tragedia del Mottarone sono stati arrestati il proprietario della società che gestisce la funivia, il direttore e il capo operativo. Avrebbero evitato di rimuovere il forchettone che disattiva i freni d'emergenza per scongiurare un blocco dopo una serie di anomalie, con una scelta deliberata secondo la procura. Sull'impianto sono stati effettuati 2 interventi tecnici che non avrebbero però risolto il problema e si è deciso quindi di bypassarlo, disattivando il sistema di frenata d'emergenza. Il secondo forchettone è stato ritrovato ieri mattina nella zona dell'incidente. Intesa tra governo e regioni per la linea d'azione per le zone bianche proposta dalle regioni, c'è l'intesa che sarà recepita in una prossima ordinanza, una proposta che prevede il mantenimento dei criteri base della prevenzione, ma il superamento del coprifuoco e la riapertura delle attività economiche e sociali. Questa mattina cabina di regia con il Premier Draghi sulle DL semplificazioni per fare il punto in particolare sulle misure più divisive come gli appalti. Salta la norma sulla rigenerazione dei centri storici. Il ministro dell'economia Franco annuncia che gli aiuti a fondo perduto a imprese e professionisti previsti dal decreto sostegni bis potrebbero essere estesi anche alle imprese con ricavi oltre i 10 milioni di euro. Almeno 8 persone sono morte in una sparatoria avvenuta ieri in uno scalo ferroviario di San José nella Silicon Valley californiana. Lo ha reso noto la polizia, confermando anche che il killer è stato abbattuto dagli agenti. Era un dipendente della Valley Transportation Authority, dove è avvenuta la strage. Per la Casa Bianca è chiaro che stiamo soffrendo una epidemia di violenza da armi da fuoco. Nello sport, calcio, Europa League al Villarreal, che ha battuto il Manchester United ai rigori per 11-10 dopo la serie dal dischetto, 1-1 allo scadere dei 120 minuti di gioco. Sempre nel calcio, Antonio Conte e Inter si salutano, risoluzione consensuale del contratto tra le parti. È tutto dalla redazione, vi auguro una buona giornata.
Studio di FZ. Servizi tecnici e consulenze legali, giuridiche e fiscali con specializzazione in successioni, testamenti, controversie su immobili e conti correnti. Studio di FZ. Lo trovi in Stradello ad Anegri 6, a Parma. Telefono 0521 87 67 73 oppure 328 46 76 142. Info consulenza at studiodifz.com. Visita il nostro sito studiodifz.com. Ed eccoci arrivati, mezzogiorno e quasi 10 minuti, al nostro appuntamento che è stato annunciato. Mi permetto solamente un'incursione, saluto l'amico Roberto Abbati che dice che tra me e Stefano Botti, ospite precedente di Parallelo, c'è soltanto il parrucchiere. Devo dire che effettivamente ha abbastanza ragione. Saluto Roberto con affetto e tutto il grade per il lavoro immenso che fanno, ma il nostro spot è stato chiaro, è il tempo di studio di FZ, è il tempo dell'amica Morena Dattoli. Buongiorno Morena, bentornata. Buongiorno a te Paolo, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuta ancora una volta qua in diretta con noi, il nostro classico appuntamento del giovedì, dove abbiamo i nostri minuti a disposizione per dare un po' di informazioni, perché chiaramente ti occupi di settori che sono veramente una selva di informazioni che vengono date, che solamente un professionista può riuscire in qualche modo a derimere. Noi diamo qualche pillola, qualche consiglio, poi chiaramente chi volesse approfondire al termine, all'inizio di questo appuntamento, ha avuto e avrà in dote i tuoi contatti. Oggi parliamo di conto corrente estero, quindi precisi estero, all'estero. Può essere pignorato? Questa è la domanda. Quale procedura per il pignoramento presso terzi di un conto corrente situato sia in Unione Europea che fuori dall'Unione Europea? Partiamo a dare qualche dettaglio, Morena. Caro Paolo, quando non è possibile investire in Bitcoin, diciamo, si pensa che l'unico apparente modo per tenere i soldi lontani da occhi indiscreti sia depositarli in un conto estero. Ma per chi utilizza questa soluzione, Paolo, solo per sfuggire ai creditori, le cose non sono così semplici come potrebbero apparire, almeno a prima vista. Alla domanda, il conto corrente estero può essere pignorato? Bisogna infatti dare una risposta positiva, almeno in astratto, perché teoricamente è possibile. Infatti, Paolo, nulla esclude che il creditore possa risalire a un conto situato in un paese dell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, ma la procedura è molto più complessa rispetto a quella prevista per i conti italiani, diciamo così. Circostanza questa che potrebbe, o meglio si spera che disincentivi l'avvio dell'esecuzione forzata, almeno per i crediti di importo esiguo, si spera, dico, per il debitore. Ovviamente. Ci sono poi ulteriori fattori a rendere complicato il pignoramento del conto all'estero, più complicato alla luce dell'entrata in vigore già nel 2015 del regolamento cosiddetto Bruxelles bis, primo bis, che riguarda il riconoscimento all'interno dei confini dell'Unione Europea di tutte, quindi dico tutte, le decisioni emesse da un organo giudiziale di uno Stato membro, quindi anche l'Italia. Ci riferiamo quindi non solo ai più usati conti correnti stranieri, ad esempio Bank oppure N26, B1, ma per chi segue la finanza, diciamo, queste sigle sono conosciute, sì. Ma a qualsiasi altro rapporto bancario intrattenuto fuori dall'Italia. E questa è la prima infarinatura che diamo. Adesso andiamo invece con ordine e vediamo se il conto corrente estero può essere pignorato e soprattutto come funziona questo pignoramento. Partiamo da ciò che prevede la nostra legge riguardo al pignoramento dei conti correnti situati in Italia. Quanto alla procedura, questa può essere avviata solo da chi è in possesso di un titolo esecutivo, quindi, per tradurre, un documento che sancisca con certezza il credito. Titoli esecutivi sono solo, ad esempio, le sentenze, anche se di primo grado, i decreti ingiuntivi non opposti o quelli provvisoriamente esecutivi, ad esempio quelli in materia condominiale, oppure gli assegni fino a 6 mesi dalla loro
loro emissione, ancora le cambiali, fino però a 3 anni dalla loro emissione, i contratti di mutuo che vengono firmati dinanzi al notaio e di solito quindi rilasciati alle banche. Sì. Il possessore di uno di questo titolo di credito deve notificare al debitore il cosiddetto atto di precetto. Si tratta di un'intimazione a pagare entro 10 giorni. Dopodiché dovrà notificare il cosiddetto atto di pignoramento presso terzi, indirizzandolo sia alla banca sia al debitore. Da quel momento, Paolo, la banca sottopone a blocco le somme indicate nell'atto di pignoramento, ossia quelle dovute al creditore, aumentate però, attenzione, della metà. Però, per coprire anche i costi della procedura. Quindi nell'atto di precetto è indicata una data di udienza in cui il giudice, letti gli atti e verificata la regolarità della procedura, assegna le somme pignorate al creditore. Fino a quel giorno però il debitore non può, quindi non può eseguire prelievi dal proprio conto corrente se l'importo in esso presente fosse inferiore rispetto all'importo pignorato. Certo. Se invece il deposito dovesse essere superiore alle somme pignorate, è possibile il prelievo quindi dell'eccedenza. Certo è, Paolo, che se il conto corrente fosse un conto d'appoggio alla pensione oppure allo stipendio di un lavoratore dipendente, il pignoramento è naturale che subisca dei limiti. Quanto alle somme in esso già presenti alla data di notifica del pignoramento, queste possono essere pignorate solo nella misura che eccede il triplo dell'assegno sociale. Diamo un numero che sarebbe 1.380 euro circa, almeno per l'anno 2021. Sì. Quanto invece alle successive mensilità, che saranno accreditate mensilmente, queste possono essere pignorate fino ad un massimo di un quinto. E chi non ha sentito parlare, no, del pignoramento? Assolutamente, del famoso, sì, quinto. Il famoso quinto dello stipendio, appunto, esatto, come argine, diciamo, per quelli che sono appunto i conti correnti utilizzati per il lavoro dipendente o per gli emolumenti che servono per mantenersi in qualche modo. Ora torniamo sui nostri conti correnti esteri, perché vogliamo capire se possono essere pignorati e se ci sono, quali sono i veri ostacoli a questo pignoramento. La risposta è positiva, quindi il conto corrente all'estero può essere pignorato, prima abbiamo detto astrattamente. Cosa vogliamo dire? Difatti il nostro codice civile stabilisce la responsabilità del debitore per le obbligazioni da questi contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri. Quindi anche i beni all'estero fanno parte dei beni sottoposti alla garanzia dei creditori e da questi quindi aggredibili. I problemi però sono di carattere pratico, ecco perché diciamo astrattamente. Ci sono due ostacoli per il creditore che intenda pignorare il conto corrente del debitore situato all'estero. Vediamo quali sono. Allora, il primo ostacolo è costituito dalla conoscibilità circa l'esistenza stessa del conto. Per i conti correnti italiani questo problema non si pone. Infatti ogni creditore può consultare, però attenzione, previa autorizzazione, no, del tribunale, del presidente del tribunale, il cosiddetto registro dei rapporti finanziari, sezione speciale dell'anagrafe tributaria. Quindi, non so, lo sottolineiamo, si chiama proprio registro dei rapporti finanziari. Sì. In questo database, curato dall'Agenzia delle Entrate ed alimentato dalle informazioni fornite dalle stesse banche, sono contenuti i dati dei contratti intrattenuti dai correntisti con gli istituti di credito. Quindi, in buona sostanza, in esso sono indicati i conti correnti degli italiani, preciso, non però il saldo. Ebbene, il registro dei rapporti finanziari vale solo per i conti italiani e non, almeno ancora, per quelli esteri. Difatti, l'obbligo delle banche di fornire al fisco le informazioni circa i propri correntisti non può estendersi agli altri stati dell'Unione Europea oppure extra Unione Europea. Dunque,
Questo comporta che il creditore deve venire a conoscenza del conto estero del debitore per altre fonti diverse dalla nostra anagrafe tributaria, e quindi il problema si trova proprio in questo. Non esistendo degli archivi pubblici, si tratta di un gioco, diciamo, a mosca cieca, dal quale è difficile, ecco, uscire vittoriosi naturalmente. Di solito si viene a conoscenza del conto straniero del debitore perché questi se ne servito in precedenza, ad esempio negli scambi commerciali con lo stesso creditore, ricevendo bonifici, effettuando dei pagamenti, oppure il creditore, attenzione, può sempre incaricare una valida e non improvvisata agenzia di investigazioni. Devo dire che siamo di fronte a una corsa a ostacoli praticamente da questo punto di vista, arrivando fino all'investigazione. Quindi questo era soltanto il primo ostacolo, quindi il tutto questo. Ostacolo. Andiamo adesso al secondo, perché abbiamo ancora tanto da raccontare. Quindi il primo ostacolo, però abbiamo anche, come dire, suggerito la soluzione. Esattamente. Poi il secondo ostacolo. Allora, per il pignoramento del conto corrente estero è sicuramente dato dalla procedura, che si può definire farraginosa, no, rispetto ai conti nazionali, che non tutti i legali peraltro conoscono e che pertanto intraprendono controvoglia con il timore di sbagliare. E caro Paolo, tanto più è complesso l'iter giudiziario, naturalmente tanto più è alta la parcella del legale, cosa che rende poco conveniente al creditore pignorare un conto corrente estero. A ciò si aggiunga il costo dell'interprete, visto che ogni atto giudiziario destinato in un paese estero va assolutamente tradotto nella lingua di quest'ultimo, quindi questo non è un ostacolo trascurabile. Assolutamente no, anzi, come prima dicevo appunto, corsa a ostacoli con tanto di possibili soluzioni, ma davvero gli ostracismi sono tanti rispetto a questo conto corrente all'estero. Adesso però andiamo a raccontare come si pignora un conto corrente estero, Morena. Allora, bisogna distinguere il caso in cui si debba procedere in uno Stato extra Unione Europea rispetto ad un pignoramento presso terzi da eseguirsi in un paese dell'Unione Europea, quindi la differenza principale. Nei paesi non aderenti all'Unione Europea l'esecutività delle sentenze italiane, attenzione, è disciplinata o da convenzioni multilaterali o bilaterali, o da consuetudini o dalla normativa interna statale, che potrebbe addirittura non prevedere il riconoscimento dei provvedimenti emessi dai nostri giudici, quindi dai nostri tribunali. Invece, nel caso di conti correnti situati in uno Stato dell'Unione Europea, il creditore deve ottenere preliminarmente il riconoscimento del titolo esecutivo nel paese in cui intende procedere. Quindi non è prevista l'ipotesi della possibilità di procedere direttamente nei confronti del terzo sulla base di un procedimento automatico come avviene in Italia. Vale ancora infatti il principio generale in base al quale i procedimenti di esecuzione forzata, incluso quindi il pignoramento presso terzi, sono assoggettati alle singole norme nazionali. Ne deriva che cosa? Che il creditore procedente debba dapprima rendere esecutivo il provvedimento del giudice in base al quale intenda procedere, dopodiché verranno applicate le norme nazionali del paese di destinazione, più esattamente le decisioni in materia civile e commerciale emesse dai giudici italiani e già esecutive sono considerate tali anche in uno Stato membro, diciamo così. Quindi, alla luce del nuovo regolamento, come dicevamo già entrato in vigore nel 2015, un provvedimento di condanna che sia pronunciato da un giudice italiano, purché esecutivo, si deve quindi intendere come automaticamente riconosciuto nel paese di destinazione. Quindi il creditore deve munirsi di una copia autentica della decisione debitamente tradotta ed asseverata, nonché dell'attestato rilasciato dall'autorità giudiziaria italiana che certifichi l'esecutività della decisione, quindi sulla base del modello allegato al regolamento di cui parlavamo. Fatto ciò, il creditore può iniziare il procedimento di espropriazione forzata presso terzi secondo quanto previsto dalla normativa locale. Quindi questo è il filo logico da dover seguire.
Devo dire che ancora una volta si dimostra in questo racconto quanto veramente possa essere complesso, ma quanto poi con giusti consigli si possa orientarsi in questa selva di difficoltà che troviamo di fronte a situazioni che possono riguardare un pochino tutti. Però c'è un'altra cosa da sapere, Morena: se il conto corrente mi viene pignorato, io posso aprirne un altro nel frattempo? Non esiste alcun divieto per un soggetto pignorato di aprire un altro conto corrente, Paolo, ma è opportuno che ciò avvenga presso un'altra banca. Quindi, nonostante il blocco operato dalla banca, c'è la possibilità di far confluire i bonifici e i pagamenti su un altro deposito acceso direttamente presso un altro istituto di credito, dicevamo. Quindi non bisogna però trascurare cosa succede in caso, quindi in tal caso, al vecchio pignoramento, se quest'ultimo possa estendersi anche al nuovo rapporto bancario, se la seconda banca possa negare l'apertura di un conto corrente a chi sta già subendo un pignoramento. Quindi bisogna stare attenti a questi particolari. Ci sono tanti particolari, uno dei quali prima abbiamo menzionato, e sarebbe bene adesso opportuno andare nel dettaglio di come funziona il pignoramento dello stipendio. Nel momento in cui viene notificato il pignoramento presso terzi alla banca ove il debitore intrattiene il rapporto di conto corrente, quest'ultima è tenuta a trattenere nei limiti dell'importo pignorato ogni somma di cui è debitrice a qualunque titolo nei confronti del proprio cliente. Quindi, una volta effettuato il congelamento di queste somme, la banca viene poi obbligata dal giudice, nel corso di un'apposita udienza, quindi la data di quell'udienza già viene segnalata nel pignoramento stesso, quindi viene obbligata a versare in favore del creditore precedente. Questo significa, ad esempio, che se il debitore possiede più conti correnti presso la medesima banca, gli stessi saranno tutti oggetto del pignoramento avvenuto con il medesimo atto, senza quindi che sia necessario procedere alla notifica di ulteriori atti. Quindi il pignoramento si estende, da sottolineare, anche ai conti correnti contestati, attenzione, certo nel limite del 50%, e si estende anche a tutti gli altri crediti vantati dal debitore come vantati nei confronti del debitore, come ad esempio le carte prepagate oppure libretti di deposito. Quindi in questa maniera sappiamo che in certi limiti, come dicevamo prima, lo stipendio che confluisce sul conto subirà quindi anch'esso un blocco perché entra a far parte del conto corrente. La procedura in sé, che dovesse riguardare il pignoramento del quinto dello stipendio, invece è una procedura specifica e differente, la quale si svolge direttamente con il datore di lavoro. Quindi chi ha un pignoramento in corso può aprire un nuovo conto corrente? Questa è la domanda. Essere soggetti passivi di una procedura esecutiva, nella specie di un pignoramento presso terzi, non costituisce un pregiudizio all'apertura di un ulteriore conto corrente. Nessuna banca, cioè, potrebbe negare di stringere un nuovo contratto con il debitore solo perché questi ha un conto corrente pignorato presso un altro istituto di credito. Quindi il divieto all'apertura di conti correnti scatta solo, attenzione, solo per chi è protestato, ad esempio per aver emesso assegni a vuoto, ossia senza copertura. In questo caso viene effettuata una segnalazione alla centrale rischi interbancaria, quella che conosciamo come CRI, presso la Banca d'Italia, quindi si viene segnalati come cattivo pagatore. Ecco, questa è un'altra cosa già sentita e già risentita nel corso del tempo. Purtroppo sì. Sì, purtroppo sì. E, ci sono conseguenze, se ci sono, quali sono, a chi ha un conto corrente pignorato e ne apre un altro? Come appena detto, chi sta subendo un pignoramento del conto corrente può, dicevamo, aprire un altro conto. Naturalmente un'operazione di questo tipo si giustificherebbe solo nella misura in cui venga effettuata presso, questa operazione venga effettuata presso una banca differente, lo stiamo ripetendo più volte. Sì. Quindi altrimenti quest'ultima sarebbe tenuta a bloccare anche le somme che dovessero confluire sul nuovo deposito, qualora quest'ultima, intendo la banca presso la quale
quale già abbiamo il conto che sia stato pignorato, e ciò in forza della procedura esecutiva in atto che, come detto, riguarda tutte le somme di cui la banca dovesse essere debitrice. Quindi se siamo pignorati alla stessa banca, chiediamo l'apertura di un altro conto e la banca ci dice di no, in questo caso seguiamo il consiglio. Quindi viceversa, se si dovesse aprire un conto corrente in un'altra banca, il precedente pignoramento non avrebbe alcun effetto su quest'ultimo conto corrente e il debitore ben potrebbe far confluire in esso tutti i pagamenti e i bonifici a suo favore. Quindi Paolo, in buona sostanza, il pignoramento in corso si estende anche al nuovo conto corrente se acceso presso la stessa banca, mentre non intacca i conti correnti aperti presso istituti di credito differenti. Abbiamo un secondo conto corrente aperto e chiaramente viene da pensare, il creditore può pignorare anche quel conto corrente? Il fatto di poter aprire un nuovo conto corrente non toglie che il creditore rimasto parzialmente insoddisfatto dal primo pignoramento possa anche pignorare il secondo conto corrente, della cui esistenza potrebbe venire a conoscenza tramite la consultazione dell'anagrafe dei conti correnti. Come dicevamo, quindi per poter accedere a tale registro il creditore deve prima notificare al debitore l'atto di precetto e poi farsi autorizzare dal presidente del tribunale, quindi ripercorrere la stessa strada che ha percorso prima. Si tratta quindi di una seconda procedura di esecuzione forzata che richiede tutte le garanzie previste per la prima. Quindi il creditore dovrà notificare un nuovo atto di precetto, verosimilmente perché il precedente è andato perento, si è divenuto inefficace, cosa però, attenzione, che avviene dopo 90 giorni dalla sua notifica. Quindi questo è il percorso. Questo è il percorso che Morena ci ha raccontato. Io sono pronto a porti un paio di domande che sono arrivate al nostro contatto, al 379-175-8002. Intanto chiaramente vi invito come sempre a mandarci messaggi, riuscire a sapere qualcosa in più, ma poi soprattutto a consultarsi direttamente con Morena. Arriva il messaggio di Mario, col quale l'ho recuperato, che dice che gli pare fortemente ingiusto che una persona debba così faticare in modo personale per recuperare soldi che gli spettano. Praticamente in qualche modo ha avvertito, presumo, troppi ostacoli nell'andare a ricercare il conto corrente estero eventualmente del suo debitore. Allora, buongiorno Mario, grazie per averci contattato. Allora, sì, è un'ingiustizia perché il proprio diritto sembra praticamente irrecuperabile o lontanamente recuperabile. Tuttavia, nella civiltà, diciamo, di una certa normativa, anche se farraginosa, bisogna purtroppo seguirla, diciamo, in questa maniera. Certo è, io consiglio sempre, siccome tanti soldi si spendono poi dopo per arrivare al risultato, indubbiamente tentare una prima strada conciliativa, quindi un approccio differente con il debitore, quello, non dimentichiamoci, facciamolo sempre, è quello che faccio anch'io, no, per alcuni miei clienti, e vi dico che tante volte si riesce ad arrivare a un buon fine, naturalmente quando non si parla di debitori che siano delle società invece con dei problemi o tutto il resto, dove gli amministratori invece decidono di seguire altre strade poco consone e che comunque rendono più difficile l'arrivo al risultato. Mi vorrei spiegare elegantemente, ma credo che Mario mi abbia capito quello, sì, che voglio dire. Presumo proprio di sì. E ti saluta anche Simona che sta ascoltando e ti fa i complimenti per la tua chiarezza e la tua competenza, e dice di aver avuto in passato un problema di questo tipo e confessa di non aver avuto soluzione, o meglio di aver trovato talmente tanti ostacoli da aver alla fine desistito. Questo è proprio il secondo ostacolo di cui parlavamo. E poi indubbiamente, ecco, un consiglio: tante volte abbiamo un legale di fiducia e questo va benissimo, però bisognerebbe, ad esempio, se il conto fosse estero, se temiamo che ci siano dei conti esteri, no, dei nostri debitori, è naturale che forse affidarsi perlomeno a un legale che abbia una competenza anche sul diritto internazionale non sia poi tanto una cosa sbagliata, cioè non stiamo tradendo il nostro legale di fiducia.
fiducia, bensì stiamo individuando una figura più specializzata anche su come muoversi sulla normativa straniera, no? Perché comunque anche quella è indispensabile per arrivare al risultato. Questo è un consiglio. Perfetto Morena, io ti ringrazio anche per aver risposto ai nostri ascoltatori che si sono rivolti a te anche per un piccolo sfogo, tipo quella che ha detto io ho smesso perché non ce l'ho fatta. Io chiaramente consiglio come sempre di consultarsi con Morena, che è disponibile, di mandare un messaggio al numero che troverete adesso quando manderemo lo spot, anzi quando già adesso Alessandro ce lo mette in sovrimpressione, oltre al fisso 0521 876773 abbiamo il 328 4676 142. Come dice Morena, sempre anticipato da un messaggino, così che si possa prendere un appuntamento dal punto di vista telefonico. Qua abbiamo il sito che vedete da consultare con tutti i contatti e i contenuti. Non manca nulla per conoscere in profondità questo studio che noi cerchiamo di far conoscere anche attraverso questi interventi di Morena, che saluto e ringrazio ancora una volta e do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie Paolo, buonissima giornata a tutti, per qualsiasi cosa siamo disponibili. Grazie a mille. Presto. A presto. Grazie. Andiamo con lo spot di chiusura che ci ripresenta lo studio di Morena e poi saremo invece con la nostra amica la dottoressa Roberta Frison. Studio DFZ, servizi tecnici e consulenze legali, giuridiche e fiscali con specializzazione in successioni, testamenti, controversie su immobili e conti correnti. Studio DFZ, lo trovi in Stradello ad Anegri 6, a Parma, telefono 0521 87 67 73 oppure 328 46 76 142. Info consulenze at studiodfz.com. Visita il nostro sito studiodfz.com.
Mezzogiorno e 40 minuti, ultimo appuntamento della nostra giornata di questo giovedì e ancora una volta con grande piacere, dopo il video che abbiamo visto, adesso ce lo faremo anche raccontare, do il benvenuto alla dottoressa Roberta Frison. Ciao Roberta, bentornata. Ciao Paolo, grazie sempre per questo invito. Grazie a te per questa presenza. Piacere mio, veramente piacere mio per tutto quello che fate, per come vi ponete e soprattutto perché parlare con te è sempre un continuo e costante arricchimento. Intanto quest'oggi non sei solo, come anche settimana passata, c'è con te una ospite, ti prego di introdurla così che tu possa darle le giuste credenziali, ecco. Guarda, oggi hai centrato un argomento presentando la canzone Ideologramma ed è con me appunto Sara Rosaz, che è una musicoterapeuta ed sì, esperta proprio di songwriting, e quindi per me è importante sempre questa condivisione e questa collaborazione. Oggi in particolare la proposta che abbiamo così avanzato è proprio centrata al format del tuo programma, che proprio sì, è parole e musica, esatto, musica e parole, è nel senso che è proprio un lavoro centrato, il songwriting, cui sicuramente adesso Sara, che oramai un'esperta, pur giovanissima, un'esperta di musica e parole, di scrittura, quindi abbiamo creato questa canzone che avete sentito in apertura del contributo di oggi, che ci piace condividere. Un contributo che siamo già, come hai ricordato tu, a una terza pillola, mi piace chiamare, non so Paolo se sei d'accordo. Sono d'accordo. Questi momenti così, no, di condivisione e di messa in comune di esperienze, di attività e di riflessioni che sono importanti perché ti posso dare anche un feedback dell'importante processo di acculturazione che si sta in qualche modo anche nel nostro piccolo andando a determinare, no? Quindi una ricaduta anche in termini di informazione alle famiglie, alle opportunità e alle possibilità. Questa canzone, il titolo proprio è Ologramma, oltre lo schermo, no? Perché abbiamo dato questo titolo a questo lavoro? Perché di fatto nasce e si comincia a preparare un giorno, penso che ricordiamo tutti, il famoso 9 marzo del 2020, quando sì, abbiamo avuto la grande e terribile notizia dell'inizio di un lockdown. Un lockdown che ha sospeso tutte le attività in presenza per tutti e per i nostri ragazzi fragili è stato un momento sicuramente, come per tutti, di grande prova, ma anche di grande creatività, nel senso che di fatto l'aver percorso insieme, secondo i loro stimoli, le loro voglie, le loro desiderate, abbiamo aperto proprio anche e accolto anche delle nuove predisposizioni che sono raccolte in questa canzone. Una canzone che è nata dalla voglia anche spontanea, istintiva, iniziata dai ragazzi che non ci si poteva più vedere in presenza, ma con la voglia di fare musica, con la voglia ancora di condividere suoni, parole, emozioni, procedere quello che io chiamerei più in termine tecnico, ma questo è chiaro che è la mia elaborazione, no? Sì. Apprendere in modo inclusivo. Hanno iniziato a mandare i ragazzi stessi dei primi video di WhatsApp, delle loro frasi, e vorrei sottolineare le parole di questa canzone, le parole che hanno scritto, che avete sentito, e le cito e le leggo perché credo che va data questa voce a loro. Ologramma, certo, è un valore nell'Olimpo, come gli eroi, e non smettere mai, e ballare il reggae col cielo, felici davvero, liberi da qui. Ologramma è parlare d'amore, è vedere col cuore, è cantare sotto al sole. Questo è il ritornello delle frasi e delle rime che loro hanno, assieme a Sara ed Eleonora, che abbiamo conosciuto la volta scorsa, hanno proprio messo insieme. Quindi a questo punto, Paolo, io darei la parola a Sara. Certo. A Sara che ci dà proprio il contributo tecnico di cos'è il songwriting, come si forma e come si procede. Certo, dunque, il songwriting è una tecnica appunto musicoterapica e ci sono varie tipologie per poter scrivere
una canzone, ci sono vari modi. Noi abbiamo scelto di scrivere una canzone originale sia nel testo che anche per quanto riguarda la musica, e per questo voglio ringraziare Salvatore Grimaldi, che è arrivato un bel giorno dicendo: ho scritto una canzone per voi, ho composto una melodia per voi. E da qui quindi abbiamo deciso insieme a Roberta e alla collega Eleonora di poter provare a scrivere una canzone. Abbiamo svolto 5 incontri per appunto poter dare il tempo di esprimersi ai ragazzi, e in questi incontri abbiamo dato degli spunti di riflessione, quali parole, ad esempio libertà, sole, amore, utilizzando così dei brainstorming. Inoltre abbiamo utilizzato anche la tecnica dell'immaginazione guidata, nel senso che durante la scrittura di questi pensieri i nostri ragazzi potevano ascoltare delle canzoni da noi scelte, proposte, di modo tale per cui rendere più semplice quel processo di scrittura e di espressione. Quindi, dopo aver svolto questi 5 incontri con vari temi, ripeto, libertà, amore, insieme, abbiamo unito questi diversi pensieri e queste frasi, e sia io che Eleonora abbiamo messo in metrica, in base appunto alla melodia che ci era stata regalata, il testo di questa canzone, che appunto si chiama Ologramma. Devo dire che, come sempre, la musica sorprende. Io, Roberta lo sa perché mi conosce ormai da un po' di tempo, faccio musica, insomma il mio lavoro principale è fare il musicista e il cantante, e devo dire che molto spesso cito la musica come salvifica in generale. Ne parlavo anche qualche giorno fa con un collega importante come Danilo Sacco, l'ex frontman dei Nomadi. Abbiamo parlato della nostra vita proprio, della nostra esistenza in qualche modo proprio salvata dalla musica. Il potere della musica nelle vostre mani riesce a fare veramente miracoli. Io questo ho percepito, e di questo vorrei parlare, Roberta. Vorrei che tu mi potessi dare una lettura proprio tua personale, intima, del valore della musica, di questa arte proprio applicata a quello che voi fate giorno per giorno. Credo proprio che la musica sia un grosso veicolo, un grosso tramite, un grosso linguaggio. Molti autori, Codali, Della Croce, cioè grandi anche pedagogisti della musica, trovano proprio in essa una trasformazione quasi della natura, no? Del ritmo corporeo, della trasformazione e l'acquisizione. Noi prima di parlare cantiamo, la nostra relazione quando siamo bambini, e oggi infatti vi vogliamo anche dare un input, una riflessione di quanto sia importante la musica addirittura in forma perinatale, perché noi lo sviluppo del nostro orecchio avviene già al 7° mese di gravidanza. Tra il 6° e il 7° mese di gravidanza iniziamo a maturare l'organo dell'udito, quindi cominciamo a percepire già i suoni, i rumori, la voce, il riconoscimento della voce della mamma, eccetera. E questo ha un'importante influenza nella formazione di quelli che sono i nostri processi, diciamo così, cognitivi, il nostro sviluppo dell'ambito emozionale, il processo decisionale. Faccio anche una sottolineatura importante. Sì. Come paesi europei, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha come obiettivo Agenda 2030 proprio una società più inclusiva. Ecco, quindi credo che la cooperazione, il creare anche una mente collettiva attraverso questi strumenti, e la musica è uno degli strumenti davvero principe. Grandi ricerche, ormai importanti ricerche, hanno messo in evidenza anche gli aspetti proprio neurofisiologici che avvengono, quindi non solo di piacere, e noi pensiamo anche un piacere di benessere, di qualità della vita che penso sia imprescindibile, dell'innamoramento che danno le canzoni che ci fanno la tappa e la colonna sonora della nostra vita, ma di fatto c'è un'attivazione anche a livello neurofisiologico. Entrambi gli emisferi, ed è una delle uniche condizioni che in qualche modo vengono confermate dall'attivazione di entrambi i nostri emisferi cerebrali. Vedremo anche nel dettaglio come questi effetti si sono visti già con anche ricerche importanti nell'ambito della neuropsicologia, neuroimaging, eccetera, quindi anche in uno studio estremamente importante, come questi effetti che noi
condividiamo e viviamo, che sentiamo come benessere, come qualità della vita, perché penso che sia imprescindibile. Quando ascoltiamo una canzone ci emozioniamo, ci siamo innamorati con le canzoni, quindi già, tutto questo fa parte, no, del nostro bagaglio, di come noi viviamo, ma questo ha anche un corrispettivo proprio neurofisiologico nelle persone, e quindi questo è un canale sicuramente importante da potenziare, no? Il cooperare. La musica, questo mi piace sottolinearlo, tu sei un musicista, quindi mi fa veramente un grande piacere, non è solo la musica di elite, la musica dei bravi, la musica delle eccellenze, no? Per carità, importanti, ma certo, dobbiamo anche pensare che la musica è veramente uno strumento di tutti, uno strumento pedagogico, uno strumento didattico e uno strumento di crescita per i ragazzi, soprattutto nelle fasi evolutive. Sara è un'esperta ed è qui che si aggiunge anche la sua esperienza di songwriting, anche un'esperienza proprio di studio e di approfondimento dell'ambito perinatale e della musica in culla, e cominciano ad esserci delle esperienze importanti, e ho chiesto a Sara quindi se ci poteva dare un suo contributo, una sua riflessione rispetto a questo. Certo, parto col dire che il songwriting è una di quelle tecniche che è utilizzata quotidianamente ormai, dove c'è un musicoterapeuta, chiaramente, nelle terapie intensive neonatali. Questo perché? Perché la voce della mamma, come ha detto prima giustamente Roberta, è uno dei primi suoni, ma non di certo il primo, perché possiamo anche ricordarci che c'è il suono, il rumore, lo scandire del battito cardiaco, i rumori viscerali, la respirazione. E quindi la voce della mamma è uno dei primi suoni che il bambino, anche ancora prima di aver sviluppato l'udito, quindi con diciamo un incontro pressorio, quindi una sensibilità pressoria, riesce a sentire. E difatti la voce materna scende tramite la colonna vertebrale e le sue vibrazioni abbracciano il feto. Allora, perché è importante la voce materna anche in una terapia intensiva, quindi in una condizione patologica, no? Perché è un continuo di quello che è stato dentro all'utero e fuori poi dall'utero. Quindi il poter scrivere delle ninna nanne piuttosto che delle filastrocche per il proprio bambino, che in quel momento magari non si può nemmeno abbracciare, toccare o prendere in braccio, sì, è molto importante. E quindi ecco, questo per dire che la musica abbraccia, possiamo dire, l'uomo fin appunto dalle prime settimane di vita. Più che la musica in generale, vorrei parlare di suono, suono che, ripeto, è udibile anche senza aver sviluppato l'organo appunto uditivo tramite la pressoria, quindi tramite il tatto, sì, per poi appunto trasformarsi in udito e suono vero e proprio. Quindi ecco, è molto importante, ci sono tuttora dei grandi passi avanti anche come figura, come riconoscimento della figura del musicoterapeuta in ambito sanitario, ospedaliero e in questi appunto contesti anche molto fragili e delicati. Abbiamo anche alcuni filmati che mi ha mandato Roberta, adesso andiamo a vederne uno proprio che parla della musica in culla, che fa vedere, che mostra la musica in culla con delle immagini veramente che sono tutte quante da guardare con tanta attenzione. Andiamo, Alessandro. I love music therapy. I just like how it calms the unit down. It's good for the staff, but it's really good for the babies. I can just see their vital signs settle. You can see the baby settle. The parents are happy with it. It's a really good adjunct to what we do. Usually
Premature babies are great candidates because they need that multimodal stimulation where it's a positive experience for the baby. Initially put the program in place, they weren't sure how it would benefit or whether it would last a long time. It has, and I think as word gets out that we have this program, that more and more people will come and see. I think they go home sooner because, you know, their physical maturity comes along a little quicker. They're calmer. They can self-calm themselves. And so, you know, I think it shortens lengths of stay. Non pensavo che fosse possibile, ma mi state dando una mano ad amare la musica ancora di più. Io già pensavo di aver raggiunto i livelli massimi, Roberta, ma così facendo mi state dando una mano, una spinta maggiore verso la musica, perché mi rendo veramente conto di questo potere immenso, soprattutto applicato a questa nuova ricerca, a queste nuove metodologie, a queste metodologie che sono, diciamo, applicate in campo medico, scientifico. Raccontami qualcosa in più rispetto all'immagine che abbiamo visto. Vai Sara. Ok. Perché è la Sara proprio che segue questa parte. Prego, prego Sara, a te. E dunque, vediamo, nel video abbiamo visto appunto questo bambino prematuro che viene, che è in braccio alla mamma, e già è un buon obiettivo raggiunto, perché si fa musicoterapia anche dall'incubatrice quando ancora il bambino non può essere preso in braccio. E c'è una musicoterapeuta di fianco che suona la chitarra. Intanto ci tengo a sottolineare il fatto che la scelta dello strumento musicale è molto importante, perché è necessario non superare alcuni hertz per non andare a disturbare alcuni processi fisiologici anche del bambino. Sì. La cosa credo meravigliosa è che la musica insieme alla voce materna riesce a stabilizzare e a riequilibrare quelli che sono ad esempio il battito cardiaco, ad esempio la frequenza respiratoria, piuttosto che la saturazione. Quindi vediamo dei miglioramenti concreti, si vede nel video un monitor, perché chiaramente in terapia intensiva questi bambini sono attaccati a dei monitor e la musicoterapeuta è in grado di osservare realmente, anche attraverso dei numeri o piuttosto che degli elettrocardiogrammi, il lavoro che sta facendo insieme al bambino. Magari in un momento di estrema calma si può vedere una saturazione maggiore piuttosto che un battito cardiaco che decelera, piuttosto che un ritmo respiratorio, una frequenza respiratoria che decelera. E inoltre in quelle immagini si vedeva anche una terapista di un massaggio infantile che si fa appunto anche sui bambini prematuri per favorire quello che è il bonding. Allora, già la musica di per sé, tutto questo processo favorisce sicuramente il bonding mamma-bambino, quindi l'attaccamento, ma anche il massaggio, infatti si vedeva il dito sfiorare il viso del bambino. Ecco, questo incrementa il bonding materno, dal momento che comunque sia un parto prematuro è un evento traumatico, sia per il bambino ma anche per la mamma, è necessaria ricostruire un po' quella non so come dire, quella situazione di vicinanza proprio viscerale. Non so se mi sono spiegata. Assolutamente sì, sei stata chiarissima. Ascolto e contatto empatico, diciamo così. Esatto, empatico nella relazione. Esattamente. C'è un altro video, io guarderei anche questo, perché quello di prima ci ha mostrato alcune immagini, ma direi di approfondire ancora l'argomento attraverso quello che possiamo vedere, oltre che spiegare dopo insieme a Roberta e insieme a Sara. Andiamo a vedere ancora il video di musica, di Music Therapy in culla, che Alessandro ci manda in onda. Bam, 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 bam.
Ed eccoci di rientro in studio, ancora una volta filmati che sono sicuramente esplicativi, ma che Sara ci può dare una mano a leggere ancora di più, perché abbiamo visto una evoluzione. Prima c'erano appunto, c'era questo neonato prematuro, adesso invece bambini già insomma con un'età in apprendimento, e tutte queste sono sessioni di musicoterapia che vengono utilizzate per quale scopo, per arrivare dove, Sara? Dunque, Musica in Culla è una metodologia, intanto, che e si basa sulla Music Learning Theory di Gordon, e quindi affianca un po' il linguaggio musicale con il linguaggio anche con il linguaggio parlato, diciamo. Principio fondamentale, quindi fondamento della musica in culla, è il rispetto delle potenzialità innate, sia a livello motorio, cognitivo, musicale, affettivo, relazionale, sociale del bambino. Quindi diciamo che va incontro ai bisogni e alle loro capacità e potenzialità, e dà strumenti in più. Gli strumenti principali, come abbiamo visto durante il video, sono il movimento e la voce, per poi però andare ad inserire anche altri strumenti, anche musicali, ma non solo,
che affianchino e che accompagnino sempre le potenzialità espressive del bambino stesso. Obiettivi principali della musica in culla sono l'aumento o l'incremento dell'autostima, ma anche una autonomia musicale ed emotiva. E abbiamo notato nel video momenti di ascolto e di silenzio, perché sono due piloni fondamentali appunto per la metodologia musica in culla. Tra l'altro nel video si vedeva Paola Anselmi, che è una delle pioniere. Sì. E quindi questo, la musica in culla favorisce lo sviluppo cognitivo, relazionale, sociale del bambino attraverso la musica. E devo dire che è un grandissimo valore aggiunto alla musica stessa, intesa come tale, questa declinazione che appunto viene portata dalle vostre competenze e dal vostro lavoro. Io sono pronto a congedarvi, non prima però di essere tornato da Roberta, che mi ha annunciato un po' di cose che andrete a fare. Roberta, in questi giorni, in queste settimane, ci rivedremo alla fine di giugno. Dacci un po' quello che è la vostra agenda, ecco, di appuntamenti e di lavoro che dovrete fare in queste settimane. Mi cominciamo a tediare anche a voi. Cioè, vai, vai, molto lavoro. Volentieri. Nel senso che noi, come vedi, stiamo lavorando molto proprio sulle metodologie educative, no? Che riguardano proprio l'apprendimento della musica, della parte motoria, espressiva, dai bambini che vanno dall'età neonatale alla parte proprio prescolare. E sarà proprio occasione, infatti, l'11 e il 12 giugno, un momento importante di nostro contributo rispetto con il team del Polo Espressivo Inclusivo, perché Sara, Eleonora, le persone che stiamo conoscendo fanno parte del team, dello staff che lavorano proprio presso il Polo Espressivo Inclusivo di Modena. Questo lo dico anche per informazioni, per persone che hanno effettivamente la necessità, che non conoscono questo tipo di mezzi. Quindi l'11 e il 12 giugno saremo proprio impegnati in un progetto di presentazione importante, che è un progetto Erasmus promosso proprio dalla scuola IC1 di Modena. E quindi porteremo il nostro contributo sulla musica, sulla musicoterapia in età prescolare e scolare, e con tutte le fragilità, con le disabilità. E poi a fine giugno ci piacerebbe, un po' come avevamo già condiviso, Paolo, con te, vi portiamo, perché sarà in distribuzione, il racconto, la narrazione dei 10 anni di Ologramma. Esce il libro pubblicato da Erickson, Ologramma, le parole della musica. E quindi a fine giugno sicuramente privilegiamo, ecco, questa opportunità di poter condividere con te, con tutti i tuoi ascoltatori, che sono veramente tanti e molto anche stimolanti, no? Rispetto anche alle richieste che poi ci arrivano, alle riflessioni e alle necessità che stanno in qualche modo emergendo, perché sono temi che forse non sono ancora così conosciuti, ecco, questi canali, queste forme, queste opportunità anche nelle famiglie. E poi ci congediamo per settembre, nel senso che poi l'opportunità per settembre è di portarvi un contributo sulle scienze umane. Adesso abbiamo fatto queste 3 pillole che ci auguriamo siano state, ecco, di interesse soprattutto proprio rispetto all'informazione e alla culturazione. A settembre l'obiettivo è di portarvi effettivamente delle riflessioni, dei contributi proprio sulle scienze umane che sono importanti, perché abbracciano una sfera che va, e vedo che voi già anche avete iniziato a trattarlo, dall'ambito delle scienze criminologiche, quindi alla persona deviante, alla persona con grandi anche rischi di ambito psicopatologico severo, importante, alla situazione anche di come si nasce e come si arriva. Tutto questo perché vogliamo comunque contribuire a quella che è l'appuntamento dell'Agenda 2030, lavorare per l'inclusione e la mente collettiva, la condivisione, la costruzione e i processi formativi credo siano un grande veicolo, e gli strumenti, la tecnologia, questi mezzi credo che dovrebbero dare questo tipo di aiuto, di supporto. Quindi è un grazie veramente di cuore.
Grazie, grazie a voi. È la mia bimba, la Sara, è una delle mie bimbe. No? Grazie. Grazie, grazie a Sara, è piacere di aver fatto la tua conoscenza e complimenti per il tuo lavoro. Saluto caramente Roberta. Prima di lasciarvi andare, facciamo vedere un po' di cose che vi riguardano, quindi il sito internet anche da andare a visitare per quanto riguarda l'Istituto Meme, eccolo qua. Lo vedete, insomma, abbiamo fatto vedere anche in questi giorni ogni tanto i vostri contributi, anche in vostra assenza, insomma, giusto per dare un po' di spazio nelle nostre possibilità. Questa è la pagina di Facebook, come vedete, insomma, che si può andare a visitare. Insomma, ci sono i vari canali sui social, l'Istituto Meme è presente, come vedete fa un lavoro importantissimo ed è nostro grande privilegio, Roberto, condividere con voi questi momenti, e sarà altrettanto grande privilegio poter presentare questo libro quando sarà il momento. Tu sai che quando hai qualcosa da raccontare basta che mi avvisi qualche giorno prima e qua hai sempre la porta aperta ed è sempre casa tua e casa vostra. Grazie davvero. Grazie a voi, un saluto a Sara, un saluto a Roberta, una buona giornata, grazie per essere state con noi e ci risentiremo quindi con loro da queste parti alla fine del mese di giugno, quindi del mese che arriverà e che ci porterà la novità, compreso il libro. Per oggi abbiamo terminato, non ci resta adesso che tornare direttamente su quello che sarà invece il nostro appuntamento di domani, come sempre la prima ora dedicata all'informazione con Giovanni Gardani, con il Parmense.net e la Gazzetta di Reggio invece da studio in assenza di Chiara Corradi, e poi gli ospiti. Primo appuntamento, vedete la slide che ve lo racconta, con Trapaco e Realtà. Eccoci qua, saremo con Rino Sciuto, l'abbiamo chiamato Oltre all'apparenza alla ricerca della verità. Paco è il nome di battaglia, ce l'ha spiegato Rino la settimana scorsa. Sarà il primo appuntamento e andremo direttamente sul caso che lui di persona ha curato più di vicino, quello cioè di Roberta Ragusa. Poi avremo altre declinazioni nel corso ovviamente delle prossime settimane. 11.30 Trame Ordito con Sara Petrolini, eccola qua nella fotografia che la mostra. Ancora una volta ci andremo a ricongiungere a ciò che abbiamo trattato nella giornata di mercoledì con altre riflessioni, altri spunti che troverete dalle 11.30 a mezzogiorno. A mezzogiorno e 10 Gian Maria Manghi, capo della segreteria politica dell'Emilia Romagna, della regione Emilia Romagna, ci porterà le ultime novità in materia anche e soprattutto di cambiamenti, di zona bianca e quant'altro. Insomma, sicuramente avremo tanto da apprendere rispetto alle parole di Gian Maria. Chiuderemo invece a mezzogiorno e 35 minuti con la presenza di Gary, che è un cantautore. Dovrà essere presente la Ivan Garage Band domani, tribute band di Ivan Graziani, un imprevisto li tiene lontani dai nostri microfoni, ma abbiamo davvero tanta gente che ha voglia di partecipare, di farsi sentire. Ecco quindi che abbiamo trovato immediatamente un cantautore interessantissimo da potervi far sentire, si chiama appunto Gary, e domani avrete la possibilità di ascoltare tre sue canzoni e di sentirne l'intervista. Ultima slide, questa sera con Muso Duro l'appuntamento con Emanuele Bartoletti, presidente del SIME, chiaramente come sempre insieme al dottor Mimmo Muso a partire dalle ore 21. È tutto per quest'oggi, con un po' di ritardo per dare più spazio all'Istituto Meme, ma con grande piacere l'abbiamo fatto. Io e Alessandro vi salutiamo, vediamo appuntamento come sempre a domani a partire dalle 10 per quanto riguarda Parole Musica On Air, però ci sentiamo stasera alle 21 col dottor Mimmo Muso e a Musa Duro. Intanto grazie, una buona giornata.